Io veramente faccio, come dire, l'intrattenitore brevissimamente in modo da così consentire che l'aula si incrementi anche di presenti. Devo dire che mi tocca un compito ingrato, lo dico verso i relatori che ci hanno dato tutti cortesemente la loro disponibilità a essere qui. Dovrò essere assolutamente drastico nella gestione dei tempi, visto il numero degli interventi previsto, e quindi pregherei tutti di attenersi rigorosamente a 10 minuti di tempi di intervento. Io magari segnalerò quando ci si avvicina verso gli 8 con un piccolo colpettino di microfono che ci sono soltanto 2 minuti, in modo che tutti possano stare nei tempi. Mi spiace, naturalmente staremmo tutti, come dire, ad ascoltare i nostri relatori per ore, ma non ci è possibile in questa occasione. Credo però, ecco, tra le cose che volevo dire, che uno degli obiettivi che l'Unione si pone, una volta che c'è stato il varo, la presentazione di questo manifesto, poi questo manifesto di portarlo in giro, è stato accennato anche ieri, di portarlo in giro nelle scuole, di portarlo in giro nelle università, e quindi invitiamo anzi i relatori che sono presenti a essere altrettanto presenti quando andremo a trovarli nelle sedi che in qualche modo li riguardano direttamente. Questo perché la cosa non è che deve nascere e finire qui, è appena nata e deve espandersi. Una brevissima considerazione sulle origini di certe riflessioni. Come ho detto, non porterò via tempo, ma questa frase ve la voglio leggere. La libertà è il diritto e chi coltiva la scienza del diritto bisogna che riconosca la sovranità di questo sopra tutte le sovranità della terra. Laonde è necessità che i giuristi siano liberali quando non sono ignoranti o vilmente alleati al potere. Era Francesco Carrara, che nel 1873 scriveva uno dei suoi contributi nel Progresso e Regresso del Giure Penale, confluiti poi nella pubblicazione degli opuscoli di diritto criminale. Il pensiero di Francesco Carrara è un pensiero ancora vivo e attuale, almeno per chi come me, oltre a fare avvocato penalista, ha avuto sempre la passione per la storia del diritto, la storia del diritto penale, la storia del processo penale. E ho trovato, come dire, i castichi, queste espressioni, proprio per aprire questa seconda giornata e proseguire quindi idealmente il filo delle nostre riflessioni con quanto è stato detto ieri. Non voglio prendere assolutamente più tempo, anche se la voglia di dire cose è tanta, e quindi do subito la parola per un saluto al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Milano, il professor Franzini, che tra l'altro da filosofo, come dire, potrà anche darci un suo apporto a questi richiami alla filosofia del liberalismo, al pensiero del liberalismo che regge poi i principi e le considerazioni che stanno nel manifesto. Grazie, rettore. Allora, grazie, grazie davvero. Spero che vi siate trovati bene, che vi troviate bene anche oggi in questa sede, lo dico naturalmente per gli ospiti che vengono fuori, da fuori Milano, gli altri
conoscono bene le nostre aule. Ieri commentavamo prima, siete stati nell'aula 208, l'aula 208 è una delle aule mitiche della facoltà, dell'antica facoltà di giurisprudenza di questa università. Inoltre, la settimana scorsa mi è capitato di inaugurare la seconda giornata di un convegno di pediatri proprio in questa sala, ed era anche in questo caso una seconda giornata. Vedo che gli avvocati sono molto meglio dei pediatri, perché i pediatri prima di arrivare a un numero accettabile erano arrivate quasi le 10, invece vedo che gli avvocati sono molto più mattinieri, anche se hanno fatto, mi è stato detto, le ore piccole. Perché ritengo che questo convegno sia particolarmente importante? È già stato anticipato. Nel 1764, sia pure non in questa città pubblicato, ma nato ovviamente in questa città, esce ovviamente dei delitti e delle pene di Beccaria, che ha una strana storia che ci ricorda in una famosa lettera, bellissima lettera, Verri, che in un certo qual modo afferma di essere il vero padre di questo libretto, cioè di avere ordinato le idee confuse di Beccaria, che dopo un'ora era già stanco di scrivere. E inoltre sempre Verri ricorda in questa lettera che, a dimostrazione di come a volte le opere geniali nascano dal caso, l'idea stessa dei delitti e delle pene fu data da un gruppo di amici che si riuniva ogni sera a discutere di questi temi, perché sostanzialmente Beccaria disturbava. Dato che Beccaria disturbava, dissero diamogli qualche cosa da fare, e allora gli diedero da riflettere su questi temi, sapendo del suo carattere aperto, della sua capacità comunicativa. Dunque, insomma, una delle più grandi opere dell'illuminismo lombardo, un'opera che si diffuse, grazie peraltro a una brutta traduzione francese, in tutta Europa, ma che Diderot lesse in italiano, che i padri della Costituzione americana lessero in italiano, quindi lessero nella versione originale, bene, nasce questa grande opera. Opera che, anche se all'epoca non si poteva ancora parlare tecnicamente di liberalismo, nasce sicuramente da uno spirito liberale, cioè da uno spirito che vede in alcuni principi connessi non tanto all'idea di tolleranza quanto un'idea proprio, scusate l'espressione contraddittoria, di giustizia giusta, ecco, nasce questo straordinario libro. Ecco, il vostro manifesto, oltre a riportare naturalmente l'immagine di Beccaria, non poteva essere altrimenti, il vostro manifesto porta Beccaria in copertina. Ecco, mi auguro che in modo meno occasionale, ma forse proprio grazie a Beccaria, in un modo così ragionato, questo manifesto che mi hanno dato sia, per così dire, l'inizio di un nuovo percorso che nel nome di Beccaria possa avere il medesimo e grande successo nazionale e internazionale. Perché da filosofo so che se anche il libro di Beccaria, il libretto di Beccaria, non fu un testo giuridico in senso proprio, dimostra come a volte la riflessione metagiuridica, qual è sicuramente il libro di Beccaria, la riflessione metagiuridica serve a cambiare gli studi relativi al diritto. Ecco, credo che sia importantissimo il fatto che le camere penali affrontino proprio questi temi metagiuridici per cambiare un'idea di giustizia e per, appunto, propugnarsi come fautori e propositori di un giusto processo. Purtroppo non potrò fermarmi, perché Milano, è impossibile non notarlo, oltre ad essere piena di avvocati, è anche piena di alpini. Ieri ho visto il questore, mi ha detto che chiuderanno un occhio in questi giorni sul fatto che se qualcuno è un po' alticcio in giro per Milano.
Ma la serie delle manifestazioni è in questi due giorni veramente, veramente molto ampia. Dunque, sperando che alla conclusione di questa giornata vi sia un meraviglioso connubio tra alpini e avvocati, vi auguro davvero buon lavoro e spero che l'ospitalità in questa università sia stata all'altezza della fama in diritto penale della nostra università, rappresentata qui dal professor Gatta. Quindi grazie davvero a tutti e buon lavoro. Ringrazio magnifico rettore per il suo intervento e lo rassicuro sul fatto che l'ospitalità è stata un'ospitalità straordinaria e quindi va ad onore e merito della sua università anche questo riconoscimento da parte nostra. E lo ringrazio anche per avere citato Verri, le cui osservazioni sulla tortura rischiano anche, come dire, di tornare attuali non solo da un punto di vista del pensiero, delle riflessioni storiche, ma insomma c'è veramente alle nostre spalle un intero gruppo di figure fondamentali, Beccaria, Verri, i fratelli Verri per la verità, usiamo il plurale, Manzoni della colonna infame, visto che siamo a Milano, trovo doveroso ricordare i toscani, Francesco Carrara, scendiamo al sud e pensiamo a Pagano, pensiamo a Nicolini, abbiamo delle tradizioni fortissime e secondo me dobbiamo tenerle in vita anche attraverso ovviamente le riflessioni oggi aggiornate e attualizzate. Dopo il magnifico rettore chiederei che intervenisse subito il professore Gatta, che è il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria di questa università. Grazie professore. Grazie. Si è spento il microfono. Ecco, grazie, benvenuti anche da parte mia, è davvero con grande piacere che a nome di tutti i colleghi del Dipartimento di Scienze Giuridiche Beccaria vi do appunto il benvenuto, questo indirizzo di saluto e appunto abbiamo raccolto subito con grande entusiasmo la proposta di ospitare questo convegno e di patrocinare questa iniziativa di così alto valore promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane che riunisce oggi a Milano, appunto nel nome di Cesare Beccaria, come è stato ricordato, un numero straordinario di penalisti italiani, compresi appunto un numero veramente rilevante di maestri delle scienze penalistiche, sostanziali e processuali, quindi un evento veramente raro al quale assistere ed è particolarmente bello che sia stato organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Il rapporto del nostro Dipartimento e prima ancora dell'Istituto di Diritto Penale Processuale Penale della Statale di Milano con le Camere Penali è notoriamente tradizionale, legato a nomi di maestri come Gian Domenico Pisapia, al quale è intitolata la Camera Penale di Milano, al nome di Oreste Dominioni che ne è stato presente e di tanti altri, quindi non proseguo nell'elenco perché farei del torto sicuramente a qualcuno con delle omissioni. È un convegno questo che pone al centro dell'attenzione valori fondamentali del sistema penale, del diritto del processo penale, che risalgono alla tradizione illuministica, che sono stati incarnati nella Costituzione e in carte fondamentali come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a livello internazionale e che pure sono in pericolo, cioè sono principi, quelli del diritto penale liberale, del giusto processo, che sono scritti in carte fondamentali, ma che sono, diciamo, da parte nostra, da chi è presente in questa sala,
appartengono al DNA della nostra materia, di ciò di cui ci occupiamo, ma che sono in pericolo, ecco, evidentemente, sono in pericolo perché poi esiste l'opinione pubblica che è condizionata sempre più dai nuovi mezzi di comunicazione di massa, dai social network, esiste la politica che cerca di attirare il consenso, di catturare il consenso elettorale facile, spesso solleticando appunto la pancia, ecco, degli elettori, del popolo, sfruttando paure, e la nostra materia, come dimostrano le cronache giornalistiche, in modo inquietante, ecco, è veramente ogni giorno, direi, al centro dell'attenzione pubblica. Così come spesso, soprattutto in quest'ultimo periodo, è al centro dell'agenda politica. Ecco, e qui va riconosciuto indubbiamente all'Unione delle Camere Penali Italiane il ruolo di un attore politico importante, ecco, nel dialogo con il mondo, appunto, della politica, con il governo, con il legislatore, assieme ai rappresentanti della magistratura. E purtroppo qui la voce dei professori fa un po' più fatica a sentirsi. Ecco. Noi abbiamo chiaramente associazioni sia dei processual penalisti che dei penalisti che cercano di far sentire la propria voce. Direi che questo è, diciamo, un tentativo che va fatto, va portato avanti, non è facile, e la sinergia, ecco, anche con l'Unione delle Camere Penali Italiane può essere importante anche da questo punto di vista. Grazie quindi ancora, e adesso provo a dire, senza appunto abusare dei minuti, provo a proporvi un genere un po' particolare che è un mix tra saluto e nella mia veste di penalista, ecco, anche di qualche considerazione che ho limitato solo a un tema, che è quello della, limiterò solo a un tema, che è quello della legittima difesa. Tema sul quale le Unioni delle Camere Penali Italiane hanno detto, si sono espresse a più riprese, a fronte di una riforma che, come saprete, entrerà in vigore tra pochi giorni. Ecco, la legge è stata promulgata, accompagnata da un messaggio del Presidente della Repubblica che ha sottolineato svariati profili di legittimità costituzionale o di possibile, ecco, contrasto con la Costituzione, che può essere evitato solo da una problematica lettura conforme a Costituzione, appunto una legge che entrerà in vigore il 18 di maggio. Una legge che pone il problema del rapporto tra difesa pubblica e difesa privata, una legge che appunto, nella misura in cui amplia i margini della legittima difesa, veicola un messaggio di appunto più ampi confini, spazi per la difesa privata, una legge che pone il problema del rapporto tra giustizia pubblica e giustizia privata, e una legge che è stata accompagnata, proposta e poi accompagnata da una retorica che ha veicolato un messaggio di sfiducia dei cittadini nel sistema penale, un sistema penale che è lento e farraginoso, e questo è indubbiamente un problema, se non forse il problema principale del processo penale, e che è inefficiente in buona parte, o che fatica ad essere efficiente, e non può che essere così in assenza di investimenti di risorse pubbliche al riguardo. E un sistema che è attraversato da garanzie che per noi sono fondamentali, sono quelle appunto del giusto processo, che però sono e del diritto penale liberale, che però sono avvertite o sono presentate all'esterno come cavilli che sostanzialmente negano giustizia a chi la reclama. È una riforma che problematicamente mette il dito sul rapporto eccezione-regola, che mette in discussione il carattere eccezionale della legittima difesa, appunto come facoltà la che è riconosciuta nella misura in cui è necessario difendersi. Qui direi che la parte più importante, a mio avviso, del messaggio del Presidente della Repubblica, un messaggio molto breve ma problematicamente molto problematico, anche evidentemente dal punto di vista degli equilibri istituzionali, è quel riferimento alla necessità come requisito, presupposto costituzionale della legittima difesa. Necessità di difesa, cioè impossibilità di difendersi attraverso una condotta lecita o una condotta meno lesiva di quella impiegata.
In Italia si è verificato con questa riforma qualcosa che è stato in qualche misura anticipato in altri paesi, penso in particolare agli Stati Uniti d'America, un sistema che ho avuto modo di studiare in occasione di un soggiorno di studio, di un soggiorno, e dove è successo che dal 2006 hanno preso piede in più della metà degli Stati americani queste leggi nominate Stand Your Ground Laws, che consentono più ampi margini alla legittima difesa non nel domicilio ma all'esterno. Questo perché nella tradizione del common law, a partire da quello britannico, già sono previsti più ampi spazi di difesa nel domicilio sul presupposto che è il rifugio, ecco, l'ultimo rifugio dell'uomo, ecco, un po' paragonabile alla tana per un animale, ecco, quindi si esclude l'obbligo, quello che noi chiameremo il commodus discessus, ecco, l'obbligo per il giudice di valutare la possibilità di un commodus discessus nel domicilio, appunto, che è il luogo sacro in cui è l'ultimo, appunto, l'ultimo baluardo, l'ultimo rifugio. Negli Stati Uniti si è andati oltre, cioè si sono introdotte delle presunzioni di legittima difesa al di fuori del domicilio, attraverso queste leggi molto contestate, nella misura in cui presumono appunto la necessità della difesa, danno il diritto sostanzialmente di sparare per primo, in un sistema in cui, come sappiamo, le armi sono particolarmente diffuse, in un sistema in cui nella Costituzione è previsto il diritto di portare le armi a scopi di difesa. Un diritto che in Italia non è previsto e che la Corte Costituzionale, questo mi è stato segnalato proprio pochi minuti fa, ma è una segnalazione interessante, ha espressamente escluso, ecco, d'altra parte direi che non era in dubbio, in una sentenza che è la numero 109 del 2019, quindi si esclude il diritto di portare armi e si ribadisce quel che il Presidente ha scritto nel messaggio, cioè che è lo Stato che ha il compito primario di difendere il cittadino. Da noi sono state introdotte appunto queste due presunzioni problematiche, quella di proporzione introdotta nel 2006 è stata, come sappiamo, ridimensionata fortemente da un'interpretazione conforme a Costituzione. Rispetto a quella presunzione il legislatore oggi ha introdotto l'avverbio sempre, quasi come appunto a battere un pugno sul tavolo del legislatore a dire io ti leggo le mani e tu devi riconoscere che la legittima difesa sussiste. Quindi una legge che curiosamente cerca di superare un'interpretazione conforme a Costituzione. Questo è già il carattere problematico, a mio avviso, di questa legge. E poi si introduce una presunzione di necessità di difesa, cioè una presunzione di tutti i requisiti, compresa la necessità, che è appunto altrettanto problematica, perché ci sarà una serie di casi in cui si può dire che è irragionevole presumere la necessità della difesa, per esempio quando la persona è disarmata o può essere, la difesa può essere realizzata diciamo, senza sacrificare la vita dell'aggressore. Quindi un possibile contrasto con l'articolo 3, ma in rapporto ai casi di omicidio direi un possibile contrasto con l'articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella misura in cui si afferma che la morte, l'uccisione in caso di difesa non è considerata contraria appunto al diritto alla vita ex articolo 2 quando è assolutamente necessaria. Ecco, quindi presumere questo elemento è altamente problematico. Così come non potrà verosimilmente essere oggetto di presunzioni, anche questo lo ha sottolineato il Presidente Mattarella, il grave turbamento rilevante assieme alla minorata difesa come causa di esclusione della colpevolezza in caso di eccesso colposo ai sensi del nuovo articolo 55, comma 2. Una disposizione questa molto simile a una presente in Germania e che potrà, nel codice penale tedesco, che offre interessanti spunti comparatistici per ridurre l'ambito di applicazione del turbamento. Chiudo ricordando quel che anche le Camere penali, il Presidente Cagliazzo ha opportunamente ricordato, e cioè che i casi di legittima difesa sono numericamente pochi, ci sono dei dati ufficiali che il Ministero della Giustizia ha diffuso durante i lavori parlamentari, sono veramente pochi casi, il che non toglie l'importanza, diciamo, del problema in quei pochi casi, ecco, però diciamo, sicuramente non è un'emergenza nazionale, le emergenze sono altri, ma il pericolo che vedo è quello appunto di un messaggio culturale che viene veicolato
ai cittadini, appunto, attraverso questa comunicazione sempre più semplicistica che si fa della nostra materia, del nostro diritto e procedura penale, appunto, il messaggio di un uso facile delle armi. Ecco, ti puoi difendere perché tanto, appunto, adesso se uno entra in casa tua, no, ed esce orizzontale, come qualcuno ha detto, non c'è problema. Ecco. Ci sono già dei casi di cronaca allarmanti in questo senso e appunto io credo che uno sforzo da parte nostro in questo senso, cioè cercare di mettere dei paletti e ristabilire, rialzare le barriere appunto del diritto penale liberale anche attraverso il manifesto che oggi presentate, sia senz'altro molto importante. Grazie. Un doppio ringraziamento al professor Regata per il suo intervento, ma anche appunto per aver consentito che il manifesto venisse ufficialmente alla luce in questa università, quindi lo ringrazio per questo. Ieri già il professor Dolcini aveva ricordato la comunanza di contenuti che si ritrovano in alcuni documenti degli avvocati penalisti dell'Unione delle Camere Penali, con documenti anche dell'Associazione dei Professori di Diritto Penale. Non è da oggi, io ricordo un bellissimo convegno dell'Associazione nella Sala dei 200 a Firenze, in cui fu fatta una importantissima riflessione sul tema del carcere e a cui anche molti di noi come avvocati penalisti parteciparono. È fondamentale che vengano pronunciate parole come quelle con cui ha esordito il professor Regata. Valori in pericolo. Bisogna avere la lucida consapevolezza che questo è un momento particolare. Condivido tutto quello che ha detto ieri il professor Marafioti circa il fatto che il populismo non è che arriva calato improvvisamente dall'alto, è figlio di qualche cosa che sta alle nostre spalle, ma la esasperazione che stiamo vivendo in questo momento e che è stata sottolineata in tanti interventi di ieri ci deve veramente rendere consapevoli della assoluta delicatezza del momento, e riaffermare certi principi col manifesto vuole proprio essere un segnale in questa direzione. Riprenderei l'ordine degli interventi così come previsti dal programma, chiamando il professor Paolo Ferrua a prendere la parola. Grazie. Di nuovo raccomando a tutti i 10 minuti. Leggendo il manifesto possiamo contemplare con assoluta chiarezza l'abisso che si spalanca tra il dover essere, e cioè ciò che dovrebbe essere un processo giusto, e l'essere, cioè lo stato in cui in questi tempi di desolante giustizialismo si sta riducendo il nostro processo. E infatti, se sul piano del dover essere questo manifesto si inquadra perfettamente nel disegno della nostra Costituzione, del quale rappresenta uno sviluppo, se noi ci chiediamo quali dei principi affermati nel manifesto possano oggi dirsi pienamente attuati, ahimè, io credo che la risposta sia pochi, forse addirittura nessuno. Dunque, questo manifesto direi che non è soltanto un atto di ragione, ma è anche un atto di fede, di fiducia nell'avvenire. Considero di particolare interesse in questo manifesto 3 direttive sulle quali mi soffermo brevemente.
non perché siano più importanti delle altre, ma perché dicono ciò che non è detto nella Costituzione o che la Costituzione non ha potuto dire. Mi riferisco innanzitutto alla direttiva, mi pare il numero 33, che coinvolge la gerarchia delle fonti nel sistema. Una gerarchia sulla quale oggi regna la massima confusione, soprattutto sotto le spinte del cosiddetto diritto postmoderno, che addirittura nelle sue teorizzazioni pone la legge come suddita della giurisprudenza, invertendo quello che è il fisiologico rapporto tra diritto vivente e diritto vigente. Mi sembra che questa direttiva, almeno io spero che non si tratti della proiezione di un mio desiderio, ma che dica realmente questo, ristabilisce la gerarchia ponendo al vertice come fonte suprema la Costituzione. È importante dirlo perché sappiamo che secondo una giurisprudenza consolidata della stessa Corte Costituzionale, il diritto europeo, quindi anche un regolamento, prevarrebbe non solo sul diritto, sulla legge ordinaria, e fino a qua la cosa può apparire accettabile, ma prevarrebbe addirittura sulle norme costituzionali, eccezion fatta soltanto per i principi cosiddetti supremi. Allora mi sembra, e tutto questo avverrebbe in forza di una discutibile, a mio avviso, aberrante interpretazione dell'articolo 11 della Costituzione, quello relativo alle limitazioni di sovranità. E allora mi sembra giusto avere ristabilito la gerarchia dicendo che sino a quando non ci sarà uno Stato federale dotato di una sua Costituzione, la fonte suprema, al di là di ogni altra, è la Costituzione. La seconda direttiva riguarda l'uso delle misure cautelari. Mi pare che, a dispetto degli aggettivi che infarciscono il testo dell'articolo 274, pericolo concreto, esigenze specifiche, continua ad imperversare la custodia cautelare al di là dei limiti della stretta necessità. Addirittura, devo dire, se un appunto posso rivolgere a questo aspetto, direttiva, sarei andato persino oltre all'affermazione che occorrono specifiche esigenze processuali, perché le specifiche esigenze processuali è una formula un po' vaga, non ci garantisce a sufficienza. A mio avviso la limitazione della libertà personale dovrebbe funzionare come un'estrema misura di sicurezza disponibile soltanto a fronte di un pericolo per la pubblica incolumità. Sappiamo addirittura che oggi si verifica questo aspetto molto grave. Si sono concepite le misure alternative perché sostituissero possibilmente la detenzione. Che cosa sta avvenendo? Che le misure cosiddette alternative si sono trasformate in misure aggiuntive, con il risultato che una serie di persone che ieri sarebbero state libere in assenza delle misure alternative oggi si trovano sottoposti a vincoli più o meno intensi della libertà personale, perché tanto queste misure, proprio perché alternative, si ragiona dicendo male non fanno. Ecco. La terza direttiva riguarda quella sul contraddittorio nella formazione della prova. Mi sembra molto importante che si sia detto ciò su cui la Costituzione è rimasta ambigua, perché la Costituzione parla solo di un principio del contraddittorio nella formazione della prova. Questo manifesto invece parla del contraddittorio non solo come un diritto individuale, perché se è solo un diritto individuale, purtroppo a fronte delle emergenze criminose poi può essere bilanciato con altre esigenze, ma di una garanzia epistemica, cioè il contraddittorio non è solo un diritto individuale dell'imputato, è anche un metodo di ricostruzione dei fatti, utile appunto per l'accertamento della verità. Io so che molti penalisti
sono piuttosto critici verso un processo che abbia come scopo l'accertamento della verità. E li capisco in nome dei disastri che nella storia sono stati commessi in nome della ricerca della verità come di molti altri ideali. Però dico, è un errore gravissimo questo, perché voi lasciate, regalate al processo inquisitorio il bene prezioso dell'accertamento della verità. E naturalmente il processo inquisitorio è ben contento di sentirsi come il processo che accerta la verità. Credo invece che noi dobbiamo rivendicare al processo accusatorio questo metodo di accertamento ed illustrare come sia proprio il processo accusatorio quello che meglio del processo inquisitorio garantisce una corretta ricostruzione dei fatti. Concludo osservando questo, cioè come dicevo all'inizio, questo manifesto è anche un atto di fiducia verso l'avvenire. E mi sembra anche, devo dire, che con uno slancio utopico, di cui io non sarei stato capace, lo si vede, con un atto di incrollabile fiducia verso il buon senso del genere umano, verso il quale invece io sono piuttosto critico, si spinga persino a un certo punto ad auspicare il superamento, dico l'estinzione del diritto penale. Questo è un atto indubbiamente di grande fiducia. Ma da un altro punto di vista, questo manifesto rivolto verso l'avvenire si collega, e mi pare che lo abbia già detto qualcuno prima, e sicuramente si sarà messo in luce questo aspetto ieri, si colleghi verso un passato illustre e lontano che è quello degli illuministi, verso i manifesti della Gironda durante la Rivoluzione francese. E penso in particolare a quel bel progetto di Costituzione del 1792-93, ora non ricordo, messo appunto dall'ultimo degli enciclopedisti, dal marchese di Condorcet. Aveva costruito un bellissimo progetto di Costituzione, Saint-Just e Robespierre, astutamente che cosa fecero? Presero come base quel progetto e tagliarono, soppressero tutte le norme di garanzia, tutte le norme che costituivano le barriere contro il potere e, richiamandosi a quel progetto, instaurarono la dittatura. I girondini, autori di quel progetto, erano come voi in gran parte avvocati, ma soprattutto erano il partito dell'umanità, gli intransigenti difensori dei diritti di libertà e perirono proprio per questo, per la loro ostilità ad ogni forma di autoritarismo, sia quello monarchico sia quello del terrore instaurato dai giacobini. Oggi, concludo, non si usa più ghigliottinare le persone. Però si ghigliottinano ancora le garanzie, si decapitano ancora i testi di legge che le contengono. Questo è già accaduto una volta, nel 92 è accaduto, quando la Corte Costituzionale ha, con due colpi di forbice, ha decapitato le regole di esclusione probatoria fondamentali per un processo accusatorio che erano contenute negli articoli 500 e 195, con il risultato di convertire il processo accusatorio in un processo peggio che inquisitorio, perché gli atti sulla cui base poi si decideva non erano più formati da un giudice, ma direttamente dall'accusatore. Allora, io penso che gli penalisti siano in qualche modo gli eredi dei girondini, abbiano questa pesante eredità e quindi tocchi a loro soprattutto vigilare affinché quello che è successo nel 92 non possa ripetersi. Grazie. Grazie al professor Ferrua, non ci siamo messi d'accordo, ma quel
brano di Carrara a un certo punto citava proprio quegli avvocati francesi che si erano battuti per l'appunto contro la deriva autoritaria della rivoluzione. Viviamo davvero un momento complesso. La considerazione nasce da quella prima adesione del professor Ferrua al passaggio contenuto nel nostro manifesto sulla supremazia della Costituzione nell'ambito della gerarchia delle fonti. Voglio chiarirlo, noi non siamo sovranisti, anzi siamo convinti naturalmente dell'importanza dell'Europa anche per quanto riguarda quelle che sono le nostre materie, però sappiamo come in questi anni purtroppo luci ed ombre e per quanto riguarda il processo molte ombre, per quello abbiamo voluto, vengono dall'Europa e anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per quello abbiamo voluto ribadire come quello che sta scritto nelle carte sovranazionali è standard minimo, mentre le garanzie che sono affermate dalla nostra Costituzione devono essere tutelate e difese nella loro pienezza. Non prendo altro tempo, ma questa cosa mi sentivo di dirla perché è difficile, poi si rischia di essere etichettati in questo momento magari come anti-europeisti, non è così. La ragione della nostra riflessione è proprio quella che stava anche nelle parole del professore Ferrua. Chiederei al professor Fausto Giunta di venire qua per il suo intervento. Anche a lui ricordo la regola inflessibile dei 10 minuti. Grazie. L'espressione giustizia penale liberale può suonare ossimorica. I due aggettivi che la connotano hanno in effetti significati antitetici. Il primo, liberale, indica la funzione punitiva dello Stato, liberticida per definizione. Il secondo, liberale, pone l'accento sulla sacralità dei diritti individuali su cui impatta la pena detentiva quale archetipo repressivo tuttora dominante. Tra la dimensione funzionale del penale e la ideologia punitiva liberale vi è quindi un'indubbia tensione dialettica, ma altrettanto vero esiste una evidente complementarietà. Il sostantivo giustizia, qui sinonimo di diritto, fa da calmiere esprimendo l'ottimale bilanciamento tra la necessaria repressione penale dei fatti, quella che Massimo Nobili chiamava l'immoralità necessaria, e il modo in cui il suo esercizio può essere legittimamente finalizzato alla tutela collettiva e individuale. Quindi la giustizia penale liberale non è uno slogan, ma la denominazione di una precisa assiologia punitiva imperniata sul primato del garantismo. La funzione repressiva viene vista principalmente dall'angolo visuale di chi la subisce, piuttosto che da quello difensivo delle istituzioni che hanno il potere di legittimo di esercitarla. La materia penale impone ai blocchi di partenza una scelta di campo. O si muove dai diritti di libertà sacrificati dalla pena, o dal diritto di tutela contro il crimine, ossia dalla potestà punitiva come prerogativa dell'autorità statale. I due piani, ovviamente, sono destinati a intersecarsi successivamente, poiché la mediazione tra il valore della persona e quello della tutela è nel DNA del diritto penale. Ma l'abbrivio non rimane indifferente, perché spiega la preferenza inerziale del sistema per una duplice parola d'ordine, favor libertatis e favor rei. Sul piano del diritto penale sostanziale, la principale caratteristica della giustizia penale liberale è di essere ius exceptum,
come a suo tempo affermato per qualcuno, forse sorprendentemente, anche da Arturo Rocco, ossia diritto derogatorio rispetto alla regola della libertà. La norma fondamentale è la liceità di tutto ciò che non è espressamente vietato e quindi l'insularità penalistica di cui parlava Giuseppe Bettiol diventa la cifra del diritto penale liberale. Questo ordine di priorità spiega perché, in relazione alle disposizioni penali sfavorevoli, l'interpretazione analogica non è ammessa con sovvertimento di un criterio ermeneutico di carattere generale, perché la libertà di agire è un diritto acausale che prevale sulla giustizia sostanziale non per indifferenza o spregio, ma in ragione di una precisa gerarchia delle priorità che decide i casi di conflitto tra libertà personale e giustizia penale. Il valore prevalente è quello della persona. Il reo è il protagonista costante di tutti i reati, a fronte peraltro dell'esistenza solo eventuale di reati con vittime in carne e ossa. Sul piano processuale, la giustizia penale liberale non dimentica, per dirla con Luigi Ferraioli, quel margine irriducibile di legittimità dell'esercizio della giurisdizione nella consapevolezza che la verità processuale rimane opinabile in diritto e probabilistica in fatto. La presunzione di non colpevolezza e la regola di giudizio in dubbio pro reo non possono essere principi di facciata, devono funzionare tutti i giorni da monito per gli operatori del diritto. Nella prospettiva liberale la vittima, anch'essa persona, anch'essa fine in sé, è portatrice, tra l'altro, del fondamentale diritto alla tutela, ma non è titolare di un simmetrico diritto alla punizione del colpevole, di spettanza esclusiva invece dell'ordinamento, il quale potrà derogarvi per ragioni umanitarie o per carenza di esigenze preventive. Ciò significa che il soggetto passivo può partecipare, come in effetti previsto dalla normativa vigente, a una valutazione della meritevolezza di pena in concreto, quella che si chiama bisogno di pena, e quanto accade con i reati procedibili a querela e anche con la estinzione del reato per condotte riparatorie, ma non potrà considerarsi monopolista delle sorti punitive dell'autore del reato. Vengo alla conclusione del mio intervento. Questo modello di giustizia, a volte inopinatamente bollato come vetero liberale, è avversato oggi in nome di emergenze criminali di natura globale. Si propone in alternativa un diritto penale di contrasto o di lotta che sbilancia l'equidistanza della giurisdizione. E non mancano, come è noto a tutti, tesi ancora più ardite che teorizzano un diritto penale del nemico, che interpreta la giuridicità del punire in chiave sistemica e dichiaratamente antipersonalistica. Si tratta, queste sì, di autentiche incarnazioni del diritto penale illiberale, volte a degradare la persona dell'imputato e del reo. Nell'epoca del diritto eurovittimocentrico va ribadito con forza che i fondamentali principi di garanzia, dotati di rilevanza costituzionale, sono pensati, con le dovute differenziazioni, per il presunto innocente e per il sicuro colpevole. Il penalista liberale pretende che l'imputato venga trattato da innocente, qual è fino alla condanna definitiva, e non simpatizza per i colpevoli, ma si batte affinché vengano affermati sia i loro diritti, sia la loro dignità di persona, e questo a prescindere dalla gravità e dalla fondatezza dell'accusa. Un'ultima considerazione. La visione liberale del diritto penale non è né inattuale né ingenua. Come tutte le ideologie penalistiche, propone modelli di non facile attuazione, ma non per questo utopistici. Non si tratta di idealismo a buon mercato, ma della risposta sempre valida al pragmatismo preventivo disinvolto e senza limiti che è tornato tristemente di attualità. Come saggiamente insegna Ferrando Mantovani, le scienze criminalistiche, per essere attuali, non debbono essere troppo contemporanee. Essere penalisti liberali non significa dichiararsi ottocenteschi. Il valore del pensiero liberale sopravvive alla crisi
verosimilmente irreversibile, di altre bandiere del liberalismo penalistico, come per esempio l'idea del codice come luogo che esaurisce la normativa di rilevanza penale. Il diritto penale, lo sappiamo tutti, non è materia statica, cambia col tempo e continuerà a cambiare, però sopravvivono appunto i valori, che sono cosa diversa dalle tecniche del diritto. Le sfide provenienti dalla criminalità vanno contrastate puntando sull'efficienza del sistema preventivo e resistendo alla tentazione fatale di trasformare la giustizia penale in macelleria punitiva. Il penale, quindi, consegna il governo della sua eccezionalità al diritto, la cui funzione di garante della persona non ammette eccezioni antigarantistiche. Diversamente, politica e magistratura diventerebbero, per le rispettive competenze, decisori incontrollati della pena, quale strumento regolativo ammesso in via di eccezione, con la conseguenza ulteriore che il diritto penale cesserebbe di essere il ramo più personalistico dell'ordinamento giuridico, degradando l'individuo che si trova nelle mani della giustizia a mero destinatario di un pubblico servizio. Grazie dell'attenzione. Grazie al professor Giunta, che addirittura ha regalato 2 minuti che erano a sua disposizione contenendo il suo intervento in 8 minuti, ma soprattutto grazie per le importantissime riflessioni che ci ha portato. Tra l'altro l'aver messo l'accento, tra le altre cose, su questo carattere euro-vittimocentrico della nostra materia, salda un po' la giornata di oggi con interventi che sono stati fatti ieri. Vorrei sottolineare e ricordare ancora le parole del professor Amodio proprio su questo punto e sulla preponderanza che ha assunto la vittima nell'ambito del processo penale. Non sto a ripetere cose che sono state dette ieri, ma mi fa piacere, come dire, trasmettere a chi ieri non c'era anche i passaggi di riflessioni che evidentemente si saldano e si accomunano sia nella prospettiva di un sostanzialista come il professor Giunta che in quella di un processualista come il professor Amodio. Farei una piccola modifica al programma chiedendo al professor Sgubbi, che me lo aveva chiesto di parlare un po' prima, quindi gli chiederei di venire qua per fare il suo intervento. E tra l'altro ancora non vedo il professor Insolera, e quindi è una sostituzione è in arrivo. Ecco, perfetto, quindi non scalzo comunque nessun presente dall'ordine. Prego Filippo, grazie. Ma in primo luogo ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto. Io ho sottoscritto con entusiasmo il manifesto del diritto penale liberale. Devo dire che comunque sia è una base di partenza per un lavoro di estremo impegno, perché i principi che sono contenuti in questo manifesto sono ormai, e penso che sia stato già abbondantemente detto, sono ormai molto lontani dal contesto del diritto penale attuale. Il diritto penale attuale, non dimentichiamoci che sotto i nostri occhi, via via, da almeno una ventina di anni a questa parte, si è degradato sotto tutti i punti di vista. Sotto il punto di vista del principio di legalità, del principio di certezza, del principio del fatto di reato, ma anche del principio della rilevanza della sanzione, perché non dimentichiamoci che oggi il diritto penale è connotato sì dalla sanzione penale classica, detentiva o pecuniaria, ma anche da una serie di
interdizioni da una serie di conseguenze di gravissimo rilievo, impossibilità talvolta di partecipare a forme di appalto, la confisca per equivalente, di cui penso che sia stato accennato al tema anche nell'incontro di ieri, dove si abbandonano i principi del fatto, cioè i principi della rilevanza del fatto e con esso i principi della rilevanza della prova. Perché non dimentichiamoci che la svalutazione del fatto di reato come elemento centrale dell'accertamento processuale è accompagnato ovviamente e inevitabilmente dalla svalutazione del dato probatorio, sostituito ormai dal sospetto, sostituito ormai da sanzioni sociali, di quello che una volta si diceva, seppure a livello un po' di visione distopica delle cose, si diceva la prova sociale del reato. Oggi la prova sociale, se ne parlava una trentina di anni fa, ma oggi la prova sociale è data dai social, è data dai mass media, è data dai talk shows, tutti elementi che sostituiscono il dato probatorio nel contesto dell'accertamento giudiziale. E la perdita di centralità del fatto di reato, ripeto, ormai sostituito dal sospetto, sostituito da elementi di assoluta vaghezza. Non dimentichiamoci che lo stesso principio di certezza, oggi, anche per effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è sostituito il fatto di reato, la certezza che nasce dal testo di legge, è sostituito dalla prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Prevedibilità che è tutt'altra cosa rispetto alla certezza testualistica, come dice qualcuno, cioè dal testualismo, cioè dal richiamo al testo di legge. Prevedibilità significa semplicemente che io ho la possibilità di prevedere, ma è un'ipotesi di lavoro. A parte il fatto che nei regimi totalitari la prevedibilità della decisione giudiziaria raggiunge il massimo, perché io so per certo che se sono accusato di sedizione o di comportamento contro il sistema totalitaristico esistente in quel certo paese, la certezza, la prevedibilità della decisione giudiziaria è data assolutamente per pacifica. Ma non dimentichiamoci che la prevedibilità della decisione giudiziaria è un elemento completamente diverso dalla certezza del testo di legge, perché coinvolge inevitabilmente anche la funzione decisoria. Del resto le Sezioni Unite, in una sentenza del 2010, ricordano che la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo usa l'espressione law, cioè non usa l'espressione legge in senso proprio, usa l'espressione diritto, il quale diritto, ed è riconosciuto anche ormai dalla nostra giurisprudenza, il quale diritto è formato dalla legge, dalla interpretazione giudiziale e non ultimo, piaccia o no, dal contesto sociale in cui il fatto si inserisce. Perché ormai anche la valutazione sociale del comportamento del cittadino non può essere scissa dal contesto sociale in cui il comportamento viene realizzato. Sono tutti elementi che contrastano col testualismo, sono tutti elementi che contrastano con quei principi a cui si ispira anche il manifesto del diritto penale liberale, che come veniva detto un attimo fa dal professor Giunta, si collega necessariamente al primato della legge e al primato del testo di legge. Sono tutti elementi che si allontanano. E allora in questo senso dico che occorre lavorare molto, perché ormai la realtà oggettiva
si è distanziata tanto da quei principi su cui ci siamo formati, che richiede un'opera di intervento che tenga conto di tutta questa realtà, ma al tempo stesso cerchi di instillare e di recuperare il principio della certezza e del testo di legge come punto fondamentale, sostanziale e processuale. Grazie. Grazie al professor Sgubbi per il suo intervento. Abbiamo voluto sottolineare, lo trovate nel punto 14, diciamo, del manifesto, la dimensione testuale del divieto come base ineludibile che deve essere rispettata secondo una stretta interpretazione. Lo abbiamo voluto sottolineare proprio quando abbiamo redatto il manifesto. Le parole poi del professor Sgubbi, quando ha giustamente ricordato questa duplice svalutazione, da una parte quella del fatto di reato, dall'altra quella del dato probatorio, quei richiami alla prova sociale, mi fanno tornare in mente l'idea di Massimo Nobili, di come ormai al processo tendenzialmente accusatorio che nel 1988 si era voluto introdurre nel nostro ordinamento, si è andato pian piano sostituendo un altro tipo di processo misto, il processo penale mediatico, dove appunto le prove vengono raccolte altrove, negli studi televisivi. Riflessioni di questo genere stanno anche in quel volume del professor Amodio sull'estetica del processo penale, e sono diventate effettivamente uno dei momenti di crisi di quello che è il sistema. C'è l'inizio del, poi mi zittisco, ma dell'intervento del professor Sgubbi su cui vorrei porre l'accento. Lui ha dato un riferimento cronologico a questa deriva, a questa crisi, ha detto da circa 20 anni, insomma. Ecco, io credo che sia dovere di tutti noi, avvocati, professori, magistrati, domandarci perché in questi 20 anni è stato possibile arrivare fino sulla soglia dell'abisso, per usare un'espressione molto forte, dobbiamo veramente interrogarci su questo, come è stato possibile arrivare fin qui. Ognuno credo che qualche risposta potrebbe cominciare a darsela, e anche questo è il punto che viene, un punto di riflessione che viene stimolato dai principi contenuti nel manifesto. Credo che sì, è previsto ora l'intervento del professor Maiello, che invito naturalmente a prendere la parola. Credo che ci sia un punto del manifesto che possa essere assunto a punto di partenza di una brevissima riflessione, e che chiama in causa le ragioni e il senso della proposta. Si dice che l'esigenza della catalogazione dei principi fondamentali in materia di giustizia penale deve essere proiettata allo scopo di diffonderne la conoscenza e con essa il necessario confronto e dibattito pubblico. Ecco, io credo che sia questo il sale del confezionamento del manifesto e delle ragioni per le quali siamo qui, perché non avrebbe evidentemente senso che noi ricordassimo a ciascuno di noi da dove veniamo, chi siamo, qual è la nostra identità.
L'esigenza della riflessione nasce dalla constatazione che un tratto identitario dello Stato costituzionale, quello che è chiamato a risolvere il rapporto tra autorità e libertà, direi un tratto identitario della storia delle Costituzioni. Le Costituzioni nascono per risolvere fondamentalmente i problemi della difesa dell'individuo di fronte all'arbitrio del potere dello Stato, del potere dell'autorità, del potere punitivo. C'è una funzione intrinsecamente costituente del diritto penale, per cui il diritto penale liberale sta allo Stato costituzionale come lo Stato costituzionale sta al diritto penale liberale. Stanno e cadono insieme. Allora dov'è il paradosso del nostro tempo, che è ahimè anche all'origine della situazione di sfacelo in cui versa il diritto e il processo penale oggi? Sta nel fatto che quello che dovrebbe essere il pensiero maggioritario, perché costituisce il tratto identitario della carta fondamentale, del patto sociale fondativo, è minoranza nel paese, è minoranza nel discorso pubblico. Ma non è tanto minoranza nelle piazze, dove probabilmente è condannato a essere minoranza, ma è minoranza tra l'elite, è minoranza fra le classi dirigenti. Ecco, allora il senso di questa nostra iniziativa credo che sia proprio quello: ricomporre le basi di un lessico civile, di un discorso pubblico, di uno spazio di riflessione che deve essere riempita dal ritorno all'identità costituzionale. E il ritorno all'identità costituzionale deve essere un ritorno non ad una storia che non vi è mai stata, perché il professore Sgubbi opportunamente richiamava una data: sono gli ultimi 20 anni che hanno segnato la discesa verticale della vivere la Costituzione come faro delle dinamiche del vissuto della giustizia penale. Ricordo che fino alla fine degli anni Ottanta, nello spazio storico che è stato segnato tra gli inizi degli anni 70, è stato ricordato anche ieri la riforma del 74, riforma che innanzi all'immobilismo atavico, storico, incancrenito del legislatore, nel riportare a Costituzione la realtà del diritto penale fascista, si volle far carico di una modalità di soluzione di questa divaricazione fra dover essere ed essere, facendo una scelta virtuosa per i tempi, ma che avrebbe connotato successivamente lo sviluppo della legislazione, del rapporto fra legislazione e giurisdizione. Si scaricò sulla giurisdizione l'adeguamento del diritto penale agito ai principi costituzionali. Ecco, nello spazio di tempo che ne seguì per almeno 15 anni, vi fu un idillio costituzionale. Il legislatore e la giurisprudenza, ciascuno al posto suo, cominciarono a declinare le risposte da dare ai quesiti implicati nel rapporto fra autorità e individuo nel senso della Costituzione. Sono quegli gli anni, non solo della nascita del nuovo codice di procedura penale, ma sono quegli gli anni nei cui la Corte Costituzionale si esibisce in vere e proprie sentenze saggio, che riscoprono il diritto penale costituzionale come l'orizzonte inclusivo e non superabile delle politiche legislative e dei filoni e degli orientamenti giurisprudenziali da mettere in campo. Cosa è accaduto di lì in avanti? È accaduto che il legislatore ha cessato di fare il legislatore e ha scaricato sul potere giudiziario la gestione dei settori politicamente caldi della politica criminale: mafia, terrorismo, pubblica amministrazione. Lì si insedia una nuova figura che sconvolge gli equilibri del diritto penale costituzionale. Si insedia la figura del giudice scopo.
del giudice come istituzione che cessa di essere un'istituzione di garanzia e diventa una istituzione che elabora programmi agiti di politica criminale. Allora, il ritorno alla Costituzione deve essere un ritorno innanzitutto alla centralità del principio della riserva di legge. È nel Parlamento che si deve tornare a fare la politica criminale. In questo siamo confortati dalla sentenza che segna l'epicedio della saga Taricco. Con la sentenza 115, la Corte Costituzionale, anche se evita, per ragioni, credo, di politicamente corretto, di fare menzione del principio della riserva di legge, invece sublima e valorizza il principio di determinatezza, assume questo principio a carattere supremo dell'ordinamento repubblicano. Ma è del tutto evidente che la determinatezza è lì intesa come risvolto, specchio e strumento di implementazione della riserva di legge, perché la determinatezza legale è la determinatezza del testo. Dunque, da lì credo che occorra ripartire per impostare in termini non patologici, ma fisiologicamente coerenti col disegno che vuole riservato il governo di questo strumento eccezionale, di questo diritto eccezionale che è il diritto penale, all'organo che rappresenta la sovranità popolare. Si deve guardare all'avvenire non nella ingenua utopia storicamente irrealizzabile, si deve guardare all'utopia concreta, quella di Ernst Bloch, si deve guardare all'utopia concreta riformista, mi verrebbe da dire rivoluzionaria, perché anche le rivoluzioni hanno avuto un posto nella storia, e che posto nella storia ai fini dell'incivilimento di questa struttura incivile che è il potere di punire. E in questo cammino storico gli avvocati hanno sempre svolto un ruolo di primo piano. Siamo nella terra dell'illuminismo nobile, quello più conosciuto, ma io vengo anche dalla terra dell'illuminismo di lotta, dell'illuminismo rivoluzionario, dell'illuminismo che seppe far vivere nei tribunali e nelle piazze, in quella stagione di utopia straordinaria che fu la Repubblica Partenopea del 1799, i principi che furono studiati dai nobili scapestrati nelle ore libere del caffè qui a Milano. Ricordo Mario Pagano, che pagò col patibolo la sua fedeltà ai principi di libertà e a un modello di regolazione mite e perciò civile del più terribile dei poteri, quello che mette l'uomo contro l'uomo. Ricordo il contributo di lotta, di idee che ebbero gli avvocati ai fini della costruzione dello Stato nazionale. Ricordo le lotte, le battaglie degli avvocati alla fine dell'Ottocento per l'affermazione dei diritti e delle aspirazioni di libertà del movimento anarchico. Ricordo le lotte degli avvocati durante il fascismo. Ricordo che la Resistenza ha un atto di battesimo che vide protagonista un avvocato. Ricordo quella straordinaria prolusione che fece Calamandrei al primo congresso degli avvocati dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui celebrò la figura di Ernesto Bocci, questo grande avvocato fiorentino che fu vittima del nazismo. Ecco, in questa corrente storica di evoluzione che ha visto l'avvocatura sempre impegnata come paladina delle libertà, nel segno del disinteresse personale, io colloco anche questa iniziativa. E probabilmente questa iniziativa, forse quando molti di noi non ci saranno, avrà portato i suoi frutti. Grazie.
Grazie al professor Maiello che a quella mia domanda retorica, interroghiamoci sul perché, ha dato una risposta molto molto chiara nella sua sintesi e anche per questi bei riferimenti storici che ci ha fatto. E, chiamo subito il professor Manna a parlare. Eccolo. Allora, buongiorno a tutti. Io vorrei cominciare dalla fine del manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, cioè dal problema relativo alle misure di prevenzione. Perché leggo al punto 34, sono due i punti che ne riguardano, ma sono due punti, secondo me, che in un certo senso rappresentano l'oggi e quello che potrebbe essere forse un domani più garantista. Le misure di prevenzione sono estranee ai principi del diritto penale liberale e del giusto processo, nate come strumento eccezionale di controllo sociale di categorie particolari di soggetti. Le misure di prevenzione tendono oggi ad assumere il carattere di diritto comune e rappresentano un sottosistema parallelo al diritto penale destinato a colpire dove quest'ultimo non potrebbe mai giungere. E questo, secondo me, crea non poche preoccupazioni, perché rappresenta quello che Mario Sbriccoli chiamava il doppio livello di legalità, cioè a dire, accanto a un diritto penale e a un processo penale che sono tali perché sono legati ad un fatto di reato, noi troviamo, abbiamo costruito dalla metà dell'Ottocento in poi, e il periodo fascista addirittura è emblematico sotto questo profilo, un sottosistema punitivo, cioè un sottosistema parallelo al diritto penale destinato a colpire dove quest'ultimo non potrebbe mai giungere. Perché? Per un semplice fatto, perché al posto del fatto di reato noi abbiamo il sospetto. Noi abbiamo il sospetto sia in rapporto alle misure di prevenzione personali che in rapporto alle misure di prevenzione patrimoniali. Ma la domanda che io pongo è questo: è accettabile nell'ambito proprio di un programma di diritto penale liberale che esistano due sottosistemi, cioè il diritto penale classico legato e quindi liberale, legato ad un fatto di reato, e questo sottosistema legato alla cultura del sospetto, le pene del sospetto, di cui al famoso convegno che si tenne nella nostra associazione proprio qui a Milano? Bisogna porsi l'interrogativo soprattutto in rapporto poi a quanto leggiamo al punto 35. Le misure di prevenzione personali o patrimoniale vigenti sono afflittive. Qui è evidentemente chiaro il richiamo al terzo criterio Engel, non ho tempo ovviamente per spiegare, cioè l'afflittività, talvolta più della stessa pena, ed è assolutamente vero. Quindi devono avere lo statuto di garanzia della materia penale, che passa attraverso non solo la tutela giurisdizionale già iniziata con la legge del 1956, 1423, portata avanti dalle leggi successive, ma occorre il requisito della massima tassatività dei presupposti, attualità della pericolosità sociale e al momento la richiesta della misura, garanzia dell'attività sfavorevole. Basta tutto questo? Io francamente ho qualche dubbio,
perché la giurisdizionalizzazione oramai è praticamente completa, ma tutti noi sappiamo che il processo riguardante le misure di prevenzione affidato al pubblico ministero con il giudice penale, tribunale, sezione di misure di prevenzione, è un processo dove i margini non solo della difesa ma dello stesso proposto sono ovviamente estremamente labili. Il fatto che in Cassazione soltanto si può andare per motivi di legittimità, strettissimi tempi per l'impugnazione, non c'è una vera e propria discussione su prove, su cose di questo genere. E allora, come vedete, è anche quello un processo del tutto asfittico. E perché? Perché naturalmente non bisogna provare un fatto di reato, ma appunto un sospetto. E ne abbiamo la riprova di tutto questo nella sentenza De Tommaso e nelle due sentenze della Corte Costituzionale, la 24 e la 25, in tutti questi casi. Che cos'è che riguarda il problema della tessatività dei presupposti? Si è inciso, come tutti sappiamo, sul vivere onestamente e osservare le leggi da un lato, oppure vivere dei traffici delittuosi dall'altro, però senza, con la De Tommaso, fare riferimento, come sarebbe logico, all'articolo 7 della CEDU, cioè alla prevedibilità della decisione giudiziaria, perché questo significherebbe dare alle misure di prevenzione una natura penale, che invece giurisprudenza della Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo continuano a negare, cioè vuol dire ammettere l'esistenza di un diritto di polizia accanto al diritto penale, inteso come diritto amministrativo. E qui mi fa piacere ricordare l'opinio minoritaria del grande, secondo me, giudice della CEDU, Pinto de Albuquerque, appunto portese, che parla non a caso giustamente di truffa delle etichette, proprio in rapporto ai criteri Engel qui richiamati. Se la sanzione è afflittiva, come si fa a negarne la natura penale? E così infatti lo stesso, la sentenza numero 24 sui traffici delittuosi, naturalmente non si fa riferimento al 25,2 Costituzione o all'articolo 7 CEDU come variante soggettiva del principio di stretta legalità, ma a norme totalmente diverse, cioè l'articolo 2 protocollo 4, il 42 Costituzione per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, ma si evitano le norme penalistiche. E allora io credo che bisogna interrogarsi nell'ottica di un programma di diritto penale che sia autenticamente liberale, se sia ancora ammissibile che esista un diritto di polizia. Questo è un vero e proprio diritto di polizia, ha ragione Pinto de Albuquerque, è una truffa dell'etichetta, facciamolo rientrare nel diritto penale, ma l'unica misura per farlo, l'unica possibilità che vedo per farlo rientrare nel diritto penale è quello di non solo la tassativizzazione, ma farlo rientrare nella categoria delle misure di sicurezza. Concludo ricordando il grande maestro Franco Bricola, che nel famoso convegno di Alghero che cosa ci ha ricordato? Che nella Costituzione a cui tutti si richiamano, due sanzioni sono quelle penali: le pene e le misure di sicurezza. Non c'è spazio per le misure di prevenzione e credo che di questo dobbiamo tenere conto. Grazie. Grazie al professor Manna, già nelle parole che abbiamo sentito pronunciare ieri dal professor Seminara ci è stato ricordato come dobbiamo prestare attenzione a tutto quello che nel complesso è l'apparato sanzionatorio e non soltanto il penale nucleare, quindi ancora temi che tornano, che si saldano nei nostri interventi. Chiamo subito il professor Oliviero Mazza.
E ringrazio tutti perché siete bravissimi a stare nei tempi, quindi mi facilitate il compito di non fare l'antipatico. Grazie. Il manifesto cade a 30 anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale e credo che le date in questo caso abbiano un preciso significato, soprattutto nelle stagioni del processo penale. La riforma del 1989, 30 anni fa, ispirata a un modello accusatorio garantista, accompagnata da una immediata crisi di rigetto. Non dimentichiamoci che si tentò in tutti i modi addirittura di differire l'entrata in vigore del codice dell'89. E questa crisi di rigetto ha un autore, ha un responsabile ben preciso, ed è stata una crisi di rigetto dovuta alla magistratura, alla reazione della magistratura che non voleva, ha avversato questa novità del codice dell'89. Una reazione condotta attraverso la contestazione addirittura della legittimità costituzionale della scelta di fondo, cioè di un processo di stampo accusatorio. Nei primi anni di vigenza il codice di procedura penale è stato letteralmente bombardato da questioni di legittimità costituzionale. Io mi ricordo il professor Conso al tempo, che aveva anche l'ingrato ruolo di essere giudice costituzionale, di dover difendere il codice di procedura penale da uno stillicidio di questioni di legittimità che sono sfociate, come ricorda bene Paolo Ferrua, nel 92, nella stagione della Controriforma, nella perfetta sinergia tra la Corte Costituzionale e il legislatore dell'emergenza, quella stagione triste dell'attacco mafioso al cuore dello Stato. Dalla Controriforma del 92 arriviamo al 99, se ne è parlato ieri, la stagione felice del giusto processo in Costituzione, viene riaffermata con forza la centralità del valore del garantismo costituzionale, che è il valore fondante del nostro sistema della giustizia penale, in particolar modo del processo penale. E poi dal 99 ad oggi, 20 anni, ne parlavamo poc'anzi, di oblio. Cos'è successo dal 99 ad oggi, in questi ultimi 20 anni? È successo che da un lato le questioni di legittimità si sono diradate, perché obiettivamente il codice non è più al centro dell'attenzione della Corte Costituzionale, e dall'altro canto un progressivo lavorio giurisprudenziale di interpretazione del codice, che ha portato a un nuovo modello, che non è più quello garantista originario del 89, non è più quello garantista costituzionale del 99, ma è un modello efficientista, dove l'efficienza è contrapposta alle garanzie. E questo modello efficientista, che potremmo anche chiamare modello autoritario, ha una matrice giurisprudenziale. E quindi il problema che dobbiamo affrontare, che avete affrontato mirabilmente con il manifesto, è quello di riaffermare una precondizione logica giuridica rispetto a tutte le garanzie processuali che è rappresentata dal principio di legalità processuale. Il manifesto recita: il giusto processo, si potrebbe aggiungere, regolato dalla legge. Un giusto processo regolato dalla legge che si contrapponga a quello che oggi è un processo probabilmente non giusto, regolato dalla giurisprudenza. So che ho davanti Paolo Ferrua, col quale abbiamo discusso tante volte di queste questioni. Purtroppo non basta l'enunciazione costituzionale, appunto, del principio di legalità processuale. Bisogna lavorare su questo principio, e qui c'è anche un difetto dell'Accademia che non si è occupata a fondo di questo aspetto. Il 111 l'abbiamo letto soprattutto con l'attenzione al contraddittorio, guardando alla durata ragionevole, ma non ci siamo occupati a fondo della precondizione che è la legalità processuale. Non abbiamo lavorato come i penalisti hanno fatto sull'articolo 25, noi ci siamo occupati poco di questo principio. E il risultato è che è un principio oggi programmatico, non precettivo, è un principio inattuato. La legge, soprattutto quella di procedura, viene guardata come un prodotto infido, sospetto, un prodotto di rango inferiore, un inutile ostacolo collocato sulla via che separa l'autorità procedente dal risultato, quando va bene, cognitivo, ma normalmente punitivo. E allora la procedura penale si è trasfigurata in questi 20 anni in luogo deputato ad esercitare il potere piuttosto che in regola destinata a limitarlo.
Quindi bisogna recuperare la natura della regola di procedura penale, che appunto è un limite per il procedere dell'autorità e non un modo di esercizio del potere. E quindi bisogna riscoprire i valori del garantismo classico, e qui il manifesto credo che cada esattamente su questo, che è un problema culturale, e al centro dei valori del garantismo classico non può esservi il principio di legalità. La legge è da sempre l'unico baluardo che protegge l'imputato di fronte all'autorità. E non è un caso se l'Assemblea Costituente francese nell'autunno del 1789 ha voluto affermare il principio per cui la giustizia è amministrata secondo le forme determinate dalla legge. Va riaffermata quindi questa centralità delle forme del rito penale, delle forme di legge, della loro natura di garanzia, non solo individuale, ma anche della stessa legittimazione democratica che la giustizia penale trova solo nel rispetto delle forme di legge e dei valori costituzionali. Io lo dico sempre ai miei studenti, come si può pretendere il rispetto della legge penale attraverso lo strumento terribile del processo penale quando nel processo viene violata la legge processuale penale? Qual è la legittimazione democratica che può avere un giudice che condanna un imputato attraverso una violazione di legge processuale? E guardate che il tema della legalità processuale non nasce nel 99, in quella felice formula processo regolato dalla legge. È un tema che era ben presente anche nell'89. L'articolo 1 del codice di procedura penale, la giurisdizione è esercitata dai giudici secondo le norme del codice. Ma l'articolo 124 del codice, l'articolo 220 della norma di attuazione, tutto il sistema delle sanzioni, delle invalidità. E poi la Costituzione, ancor prima del 99. L'articolo 25,1 che si fonde con l'articolo 112, l'obbligatorietà dell'azione penale, l'articolo 13, 14, 15, la riserva di legge rafforzata in tema di libertà fondamentali, l'articolo 27,2 in tema di presunzione di innocenza, ma anche l'articolo 101,2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. E allora, oggi a fronte di una giurisprudenza che da tempo ha rotto gli argini dell'ermeneutica, ammesso che si possano definire tali le regole appunto dell'interpretazione, a fronte degli input che arrivano dalla giurisprudenza europea, da questo diritto della postmodernità, da questo diritto liquido, dal disfacimento delle categorie classiche, a fronte di un sindacato di costituzionalità il cui accesso è condizionato ancora una volta dalla giurisdizione, in 20 anni di giusto processo c'è solo una pronuncia della Corte Costituzionale sul tema della legalità processuale e riguarda la giurisdizione civile, la volontaria giurisdizione, ed è una sentenza di inammissibilità. È possibile che in 20 anni nessun giudice abbia ritenuto di sollevare una questione di legittimità sul tema della legalità processuale? Quindi un accesso limitato al sindacato di legittimità, e allora a questo punto bisogna imporre l'idea del primato della legge processuale attraverso una rivoluzione culturale, e in questo senso credo che il manifesto sia lo strumento migliore. Grazie. Le parole del professor Mazza, è tornato ancora, ribadito con forza l'idea del codice come un limite all'esercizio del potere, e ancora una volta le ascendenze mi fanno venire in mente le parole di Francesco Carrara, il codice della procedura penale come freno alla violenza dei magistrati, queste erano le parole precise di Francesco Carrara. Che aggiungeva a proposito del fatto se si poteva violare o meno la legge processuale. Le regole sono scritte per essere rispettate, se no, con l'espressione viva delle sue parole, diceva dateli alle fiamme quei codici, e purtroppo diciamo che non fisicamente, ma spesso nelle nostre aule quei codici sono stati dati, quel codice è stato dato alle fiamme. Professor Negri, per continuare con i processualisti.
Grazie. Siamo dunque arrivati al punto preciso della storia nel quale il paradigma del diritto e del processo penale, che come studiosi e avvocati insieme abbiamo gelosamente custodito, malgrado gli attacchi e le smentite della prassi quotidiana, sta per capovolgersi definitivamente. E per fortuna l'Unione delle Camere Penali ha dato la sveglia con il manifesto che sono qui oggi a sostenere. Si intende, un rovesciamento del genere non si produce in un solo istante, all'improvviso. Scosse di superficie, scosse sotterranee l'hanno a lungo preparato. E la premessa del nostro manifesto ripercorre questa parabola, che potremmo sintetizzare come bene è già stato fatto dal codice dell'88-89 alla caduta di Mani Pulite, al giusto processo nella Costituzione, alle derive degli ultimi anni. È la presa d'atto però anche, io credo, questo nostro manifesto, dolorosa, forse addirittura senza scampo se non riusciremo a rilanciare con forza le idee contenute nel manifesto, che la Costituzione non basta. Quella fonte suprema non è una fonte oggi vigente, e perché allora dovremmo preoccuparci? Per farla vivere occorre ritrovare le radici più profonde, la linea di pensiero più genuina e autentica, il penale liberale. Non importa se ingenua utopia, sogno infranto o magari, come qualcuno potrebbe ritenere, eredità polverosa. E ci vuole coraggio a rivendicare oggi questa linea di pensiero, questo filone culturale, perché tornando a noi siamo di nuovo di fronte ad una svolta capitale della storia. Non è più questione, io credo, di flessioni inquisitorie più o meno marcate. Le assonanze sinistre, inquietanti. No, non voglio dire di già l'identità, ma certe assonanze retoriche nel momento che stiamo vivendo con due luoghi almeno della storia ci sono e come. Dal primo ci separa quasi un secolo ormai, nell'ideologia totalitaria, per l'imputato preso nei congegni liberticidi del processo non avrebbero deciso le forme, la stretta legalità, ma il sano sentimento del popolo. Nella versione mitigata dell'autoritarismo nostrano, il migliore processo penale sarebbe stato quello che avrebbe perseguito i fini morali e sociali della norma incriminatrice, subordinando i diritti individuali alle istanze dell'ordine e della sicurezza pubblica. È quelle aberrazioni che nasce come reazione la Costituzione, che nascono le Costituzioni rigide, fortunatamente rigide, del secondo dopoguerra. L'altro crinale della storia, che del primo è il più riconoscibile antenato, tanto più preoccupante in quanto allora come oggi si rovesciò d'un colpo un traguardo di favore per l'individuo che era stato appena conquistato e per la prima volta, grazie all'illuminismo liberale, l'altro traguardo, quell'altro tornante della storia, è Massimo Nobili a mettercelo di fronte agli occhi, in una relazione che tenne proprio per le Camere Penali nel maggio del 1999. Sono trascorsi 20 anni esatti. Una relazione che, fermata sulla pagina, ancora incanta
e insieme dà i brividi. Il processo penale a Luigi XVI è il valore della legalità. Non qualunque legalità, perché ci si potrebbe obiettare e non è legalità quella oggi prodotta dall'attuale Parlamento, ma la legalità rigenerata dai principi costituzionali. E Massimo Nobili poneva allora di nuovo la categoria del processo come dubbio, lasciando parlare sapientemente Robespierre. Ma se noi dubitassimo di Luigi Capeto incarcerato, proseguì Robespierre, allora dovremmo dubitare della rivoluzione. Se noi dubitassimo della sua responsabilità, dubiteremmo della rivoluzione, ossia dubiteremmo di noi stessi. Quindi non è un processo quello che serve, non è un processo penale, non è la categoria del processo penale che serve, che infatti la difesa dell'avvocato de Sèze cercò invano e trovò altro, ma è una misura di salute pubblica. Una misura di salute pubblica. Ecco, ho voluto ricordare le parole di Massimo Nobili. Ho voluto qui riprendere il suo pensiero, rileggendone le pagine, perché sono certo che lui ancora vivo oggi sarebbe il primo di noi. Grazie. Ringrazio il professor Negri per il suo intervento appassionato e anche per avere esplicitamente richiamato Massimo Nobili e il suo pensiero e tutto quello che alla nostra riflessione egli ha sempre costantemente sottoposto con i suoi lavori, i suoi interventi. Mi permetto di ricordare anche che quella difesa dell'avvocato de Sèze è stata pubblicata, ripubblicata proprio tanti anni fa dall'Unione delle Camere Penali in un bel volume, una copia anastatica nella quale è riportata tutta l'arringa, in cui sono presenti anche diversi interventi di esponenti dell'Unione delle Camere Penali. C'è qui anche Gaetano Pecorella, che poi parlerà tra pochissimo, ma che era uno, diciamo, dei promotori di quella, fu uno dei promotori di quella pubblicazione. Do la parola al professor Paliero, che prego di venire qua. Grazie Presidente. Ma io ho interpretato, forse arbitrariamente, questo manifesto. Professore, si avvicini il microfono. Sì, perché, sì, sì. Grazie. Aspetta. Io ho interpretato, dicevo forse arbitrariamente, questo manifesto come lo statuto delegato della delega idealmente attribuitagli da quel proclama lisziano che si sintetizza nel codice penale come magna carta del reo. E la necessità, la giustificazione di produrre un manifesto del genere deriva proprio, a mio giudizio, dalla smentita fattuale, prassiologica attuale di ciascuna parte di questa proposizione, che adesso mi permetterò, nel tempo ovviamente che mi è stato concesso, di analizzare, direi in modo quasi scolastico, da analisi logica del periodo. Primo assunto, codice penale. Codice penale, nella sua accezione storica, come fulcro, centro del diritto penale, come identificativo del diritto penale. Beh, il diritto penale moderno è sempre meno codice. E non mi riferisco tanto all'extracodice, ma alla legislazione del diritto penale accessorio, che è una necessità storica inevitabile che si è sviluppata, ma mi riferisco proprio a quei subsistemi autonomi,
alcuni interni, penso alla criminalità organizzata, al subsistema criminalità organizzata, che ha assunto evidentemente connotati diversi, autonomi, in alcuni aspetti antitetici. Non ne discuto la necessità storico-politica, ma il dato strutturale e certamente con uno statuto, in primis di garanzie, diverso e spesso antagonistico. E soprattutto, ma ne ha parlato ampiamente il collega Manna, il sistema esterno, il subsistema lumaniano, in senso lumaniano esterno al diritto penale, questo non solo al codice, ma al diritto penale tout court, rappresentato dalle misure di prevenzione. Non mi dilungo perché è stato chiarissimo chi mi ha preceduto, qui voglio solo segnalare come punto di particolare crisi di questa smentita del primo, come dire, sintagma del proclama lizziano, l'effetto espansivo che questi subsistemi paralleli interni e esterni stanno subendo dal punto di vista del distacco progressivo dal loro fondamento criminologico. In definitiva, nati, non legittimati, ma, come dire, spiegati da un collegamento a profili criminologici, certamente d'autore, ma profili criminologici ben specifici, attualmente stanno estendendosi, come dire, dai tipi d'autore per cui erano stati pensati, alla collettività dei destinatari della norma penale, dalle classi pericolose ai colletti bianchi, per, come dire, sintetizzare al massimo. Seconda proposizione, il reo. Qui, a mio avviso, mi è capitato di segnalarlo in un'altra occasione, alla Magna Carta, al codice penale come Magna Carta del reo, si sostituisce una concezione del codice penale come Magna Carta della vittima. Ma lo si fa, potrebbe essere, come dire, una prospettiva non insensata, ma non la si fa in prospettiva vittimologica, in senso proprio e stretto, che ovviamente avrebbe un senso e una giustificazione, ma lo si fa in una prospettiva diversa, strumentale, direi di autovittimizzazione o di vittimizzazione artificiale, per così dire, utilizzando il sistema penale, il codice penale, come strumento prospettato come indispensabile per la collettività, per una difesa sociale a tutto campo utilizzabile solo attraverso questo strumento. E la figura della vittima, come dire, ricostruita, idealizzata artificialmente, è l'alibi, ma anche, come dire, il grimaldello fondamentale che fa saltare o comunque annichilisce l'altra funzione, quella originaria che il diritto penale aveva, e quella appunto di magna carta del reo nel momento in cui entra in azione il diritto penale come sistema giuridico. E qui cito solo due passaggi. La vittima che diventa in realtà una vittima totem, una vittima istituzionale, come elemento ostile, in genere eticamente rappresentato, e qui entra il discorso del diritto penale del nemico, ma essenzialmente della logica di lotta alla corruzione, non al fenomeno, non alle singole corruzioni, non alla singola delittuosità corruttiva, su cui ovviamente nessuno discute, ma alla corruzione come fenomeno di malcostume etico che va combattuto frontalmente, e persino la vittimizzazione, una vittimizzazione potenziale che si collega alla sicurezza collettiva, per cui il bene giuridico, il macro bene giuridico a cui servirebbe il codice penale, quello della sicurezza collettiva,
porta, è stato accennato prima meglio e prima di quanto possa fare io, la scelta sulla legittima difesa, in definitiva la delega al privato dell'autodifesa, di una sicurezza collettiva appaltata in modo monistico a ogni singolo soggetto, altro non è che una, come dire, iper e illegittima, illegittima perché, come dire, irrazionale valorizzazione della vittima come oggetto di tutela tutto campo, costi quel che costi. Ultimo punto, la Magna Carta. La Magna Carta, il codice come Magna Carta, vive sulla sua rigidità formale, strutturale, di norma stricta et scripta, ma soprattutto stricta. E quindi come sistema di garanzie che per definizioni sono rigide, le garanzie sono argini, non sono scivoli. Qui il problema è un problema ovviamente storico, nei confronti dei quali noi non possiamo chiudere gli occhi, è il problema dell'evoluzione delle fonti, del concorrere alla formazione dei sistemi nel mondo, come dire, giuridico globalizzato, quantomeno europeizzato, della rete di fonti e della rete di formanti che concorrono tra loro, come dire, a cementare le singole regole, le singole disposizioni, le singole norme. Ecco, qui il problema è il problema, anche questo è stato affrontato, del nullum crimen nelle sue declinazioni magari meno note ma più importanti, quello della certezza e quello della frammentarietà. Qui il concorso creativo della giurisprudenza non lo possiamo negare, non lo possiamo combattere utopisticamente in modo frontale perché fa parte ormai di una realtà non più arginabile, bisogna anche essere realisti nell'utopia. Però a mio avviso è un problema di enorme, forse è il tema del giorno, perché qui fra l'altro si combinano e si incrociano livelli diversi di creatività del formante giurisprudenziale, quello interno, ordinario, costituzionale e supremo. Probabilmente con vettori a doppia direzione, perché ci sono indubbiamente, se penso al formante superiore, delle direzioni che vanno verso le garanzie. Penso alla Varvara, penso alla Contrada, penso a alcune sentenze che, come dire, sono argine e non scivolo. Ma poi c'è anche la Taricco. Ci sono altre sentenze che evidentemente vanno nell'altra direzione. E qui concludo. La cosa preoccupante, ma questa è una sensazione che non è documentata, almeno da me, forse andrebbe documentata, è che questa espansività delle rigidità che strutturalmente il codice e il diritto penale codificato per essere magna carta deve avere, sono sempre nel senso dell'espansione, mai della restrizione dei confini. In definitiva sono sempre contra reum, o molto spesso, o troppo spesso contra reum, e non a favore del reo. Questa è la cosa su cui forse noi dovremmo riflettere e forse combattere anche le nostre battaglie, come dire, più convinte. Vi ringrazio. Ringrazio il professor Paliero per questa fotografia molto efficace in brevissimo tempo che aveva a disposizione per l'intervento di questa radicale trasformazione del diritto penale. E, rispetto all'ultima riflessione, quella sul ruolo dell'interpretazione, l'Unione si è concentrata in questi anni molto su questo punto, naturalmente senza l'illusione di contrastare l'apporto creativo, ma tenendo sempre presente quanto anche studiosi del diritto costituzionale ci ricordano,
e quindi come in realtà non esistano poteri buoni, ce lo dice Ferraioli ma ce lo ricorda anche Massimo Luciani, e come si debba rifiutare, no, non l'apporto appunto dell'interpretazione, ma la delega al giudice quale rappresentante in qualche modo della società civile chiamata a esprimere spinte dal basso. Ecco, questo è quello su cui noi ci battiamo perché non avvenga. Poi ovviamente non siamo legati a una visione che chiude all'interpretazione, assolutamente. Soltanto questi brevi richiami per dare poi subito la parola al professor Pecorelli. Grazie. Parlerò del principio numero 31, che suona così: la soggezione al potere pubblico non può essere temporalmente illimitata. Siamo in materia di prescrizione. Dico subito che avrei voluto, condividendo pienamente questo manifesto, però avrei voluto che questo principio fosse enunciato in maniera più forte, più decisa, direi come un principio irrinunciabile. E spiego perché. L'ordinamento penale è un po' come il corpo umano. Ci sono delle patologie che colpiscono alcuni organi, ma non lo distruggono. Altri invece colpiscono tutti i punti vitali. La nuova prescrizione è di questo secondo tipo. Dico subito perché. Per quanto riguarda il processo penale, con la nuova prescrizione vi è una specie di morte annunciata del processo accusatorio. I termini della prescrizione, dal 2020 in poi, saranno per il primo grado gli stessi che oggi in vigore sono per l'intero processo. Quindi non sono stati mutati, tenendo conto che siamo in un solo grado di giudizio, ma sono gli stessi termini che oggi coprono dalle indagini sino alla sentenza di Cassazione. Per fare un esempio, il primo grado per una bancarotta aggravata potrà durare 22 anni. Questo che cosa significa? Significa che la raccolta delle prove potrà essere fatta, in contraddittorio e oralmente, nel corso dell'intera prescrizione. Ora, la domanda che ovviamente ci dobbiamo porre è: ma come si può pensare che la prova si raccolga genuina, come dire, nell'imminenza, con una memoria vicina ai fatti, se in un grado di giudizio abbiamo lo stesso tempo che è oggi destinato all'intero processo? Seconda considerazione che riguarda sempre il processo. È prevedibile che dopo il primo grado i tempi diventino infiniti. Non c'è più la prescrizione, quindi il secondo grado e il giudizio di Cassazione si potrà fare con tutti il comodo possibile. Quale sarà l'effetto? D'altra parte la norma è stata scritta in questa prospettiva, di dire facciamo il primo grado, poi lasciamo le carte nei cassetti. Bene, con la sentenza di primo grado, soprattutto se sarà una sentenza di condanna, si avrà una forma di oblio. Sostanzialmente la sentenza di primo grado diventerà
la sentenza definitiva. Il soggetto, che oggi in tempi ragionevoli può ribaltarla, si troverà, come dire, inchiodato sul giudizio di primo grado e quindi di fatto assumerà il carattere della definitività. Ora, questo significa che la presunzione di innocenza termina, come in anni passati si propose di fare, con la sentenza di primo grado. Quindi non saremo più innocenti sino alla sentenza definitiva, ma innocenti sino alla sentenza di primo grado che avrà nell'opinione pubblica, nei mezzi di comunicazione, eccetera, il carattere della definitività. Sul piano sostanziale, qui l'alterazione del sistema è ancora più evidente. Come tutti sappiamo, la pena può avere solo due finalità, retributiva e rieducativa. La Costituzione le prevede assieme. Ora, l'esecuzione in questa logica, e cioè del processo infinito, del processo che non finisce mai, l'esecuzione sarà probabilmente, la previsione è facile da fare, sarà lontana dal fatto. Quindi nel tempo l'autore del reato muterà la sua identità morale, cambierà la sua personalità, e allora che senso avrà questa pena, per esempio, in relazione ai criteri del 133, cioè in relazione alla personalità del reo? La personalità del reo era quella di tanti anni fa, che eventualmente commise quel fatto, ma non sarà certo la personalità del momento in cui dovrà avere una pena retributiva. È vero che nei principi c'è un aspetto molto importante, quello di dire se la pena sarà lontana dal fatto e non sarà più necessaria perché la personalità si sarà, come dire, mutata, alla pena detentiva si dovrà sostituire un altro tipo di pena. Il principio è bellissimo, ma sicuramente non troverà mai attuazione perché bisognerebbe avere un sistema processuale che consente al momento di esecuzione della pena una perizia sulla personalità, anche se probabilmente in forma artigianale si vedrà se continua a lavorare o meno. Ma a questo punto dovremmo fare un altro processo per stabilire se quella pena che è stata applicata è ancora una pena attuale. Il principio, come tutti i principi più belli, però difficilmente può avere attuazione. Non parliamo naturalmente per quello che riguarda la pena rieducativa. Rieducare qualcuno che è stato eventualmente autore del fatto molti anni prima, persona diversa, i percorsi della vita ci cambiano, in peggio o in meglio, ma certamente non restiamo uguali a noi stessi. Qual è l'effetto di tutto questo? Che la pena ha perso il suo significato. Cioè gli scopi della pena, gli scopi che legittimano l'applicazione della pena, con un'applicazione dilatata nel tempo senza termine, vengono meno. La pena non ha più senso. E allora se non ha più senso, non ha più senso il diritto penale. Quindi questo istituto, che dirò nelle ultime parole, fra poco entrerà in vigore, questo istituto fa sì che il processo sia messo in discussione per i tempi della raccolta della prova e la pena e quindi il diritto penale sia messo in discussione perché ne perde il significato, è il cuore del problema di oggi. Se nel 2020 noi avremo il processo, come dice quel bel libro,
fine pena mai, qui avremo fine processo mai, ebbene avremo un sistema processuale insensato e avremo un sistema, un diritto penale sostanziale insensato. Ecco perché io penso che questa deve essere una battaglia prioritaria. Non deve entrare in vigore nel 2020 questo nuovo sistema. Abbiamo davanti a noi una battaglia non facile, ma teniamo conto che se la perdiamo, il nostro ruolo di difensori anche diventa, come dire, un bruscolo all'interno di un sistema che ha già deciso tutto. Ora, questo manifesto è bellissimo. Credo che sia un momento di grande vita dell'Unione delle Camere Penali. Diceva Calamandrei, parlando della Costituzione, che la Costituzione è un foglio di carta che se apri le dita e la lasci cadere non vale più nulla. Bene, lo stesso vale per tutti questi principi. Sono principi che devono diventare momenti di lotta politica e noi sappiamo che l'Unione da sempre riesce a trasformare i valori in momenti di lotta politica. Grazie. Grazie al professor Pecorella per anche questo richiamo all'impegno che l'Unione delle Camere Penali, di cui è stato presidente, e continua a spendere e approfondire per la difesa dei valori che sono anche richiamati nel nostro manifesto. Chiederei al professor Pulitanò di prendere la parola. Il saluto del rettore di questa università ci ha riportato stamattina nel clima in cui è stato scritto due secoli e mezzo fa il manifesto fondante del diritto penale liberale, scritto dalla penna di Cesare Beccaria, maturato in un gruppo di giovani milanesi che l'odierno populismo definirebbe radical chic e che sono stati invece portatori di una grande cultura nella quale ci riconosciamo e che cerchiamo con i nostri mezzi di continuare. Vorrei ricordare dal manifesto di Beccaria l'esplicito collegamento del problema penale, dei delitti e delle pene con una filosofia politica liberale. È l'elemento nuovo sintetizzabile in una frase ben nota, ma che forse ci serve richiamare. Fu la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà. È dunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito della salute pubblica che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire, tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto non già diritto. Mi pare stia qui il nucleo essenziale di ciò che significa diritto penale liberale, regola aurea dei rapporti fra libertà, diritti di libertà che vanno difesi, ed autorità dello Stato fondato su un contratto sociale di uomini liberi che chiedono allo Stato difesa. Rispetto a questi principi, il populismo penale di oggi, la politica del più penale che ci viene presentata in varie formulazioni, la traduzione del principio di legalità in
canone costituzionale della certezza della pena in testi anche ufficiali del ministro Bonafede, è il capovolgimento completo di questa linea, dal meno coercizione possibile alla espansione sempre più spinta in nome di pretese esigenze di tutela. E questo è il segno della gravità della situazione di quest'ultimo periodo. Il capovolgimento completo della indicazione del manifesto fondante del diritto penale liberale. Il manifesto dell'Unione delle Camere Penali si inserisce nella linea dell'illuminismo liberale, è una risposta al populismo del più penale di oggi, esprime pienamente il punto di vista di chi esercita il mestiere dell'avvocato penalista, per il quale il profilo delle garanzie liberali nel processo è quello dominante. È un manifesto che ricompone un modello, in un modello liberale unitario, i due piani del diritto sostanziale del processo, che nel mondo accademico viaggiano paralleli ma separati, andrebbero invece riuniti in un paradigma liberale unitario, che mi piace ricordare nella classica impostazione ormai di decenni fa di Luigi Ferraioli, un paradigma cognitivo che riconnette diritto penale e processo sui capisaldi del principio di legalità e di una funzione cognitiva di un processo che è luogo di confronto di ragioni e che ha come criterio finale di decisione l'oltre il ragionevole dubbio rispetto alla ipotesi d'accusa. La inversione di oggi del populismo di quest'ultimo anno viene dopo una storia lunga e complessa della quale hanno parlato in molti in queste giornate, introducendo prospettive interessanti. La storia è difficile da ricostruire. Io fondamentalmente mi ritrovo in sintonia con quanto detto ieri da Ennio Amodio. Abbiamo una storia con luci e ombre, di passi avanti e passi indietro. Una storia di progressi che abbiamo avuto, fondati sulla Costituzione, sul circuito magistratura-Corte Costituzionale, su riforme importanti, ancorché settoriali e fra di loro contraddittorie. Si è opportunamente ricordato il 1974 come momento di svolta, la prima fuoriuscita dal modello del Codice Rocco. Io la ricordo, l'ho vissuta da giudice del Tribunale di Milano che fino al 74 applicava il Codice Rocco in tutto il suo splendore, formulazione del vecchio articolo 625 non bilanciabile. C'è stata poi la riforma dell'ordinamento penitenziario, la novità forse più importante. E ci sono state tendenze invece di frenate, di passi indietro. Nella nostra battaglia di oggi possiamo riportarci, io direi con orgoglio e senza pessimismo, a una tradizione importante di battaglie di civiltà che in tutti questi decenni sono state combattute. Il manifesto dell'Unione Camere Penali si inserisce bene in questa linea. Io non vorrei soffermarmi su nessuno dei punti particolari, ma porre in primo piano una difficoltà nel nostro impegno, che non sta nel manifesto, in ciò che il manifesto dice, ma sta nell'insieme, nel contorno politico. Ritorno ancora ai padri della nostra cultura, al nipote di Beccaria, Alessandro Manzoni, autore della Colonna Infame, un testo che andrebbe forse reso come omaggio a tutti coloro che entrano nel mondo della giustizia penale come memoria di partenza. Ma da Manzoni vorrei ritrarre una formulazione che è un po' controcorrente rispetto alle nostre impostazioni, che a me sembra importante. Il discorso di Renzo che chiede giustizia, si improvvisa oratore e arringa la folla. Nelle grida, nelle leggi che ho visto con i miei occhi,
ci sono le bricconerie chiare come succedono e a ciascheduna il suo buon castigo. Renzo non chiede punizione, chiede tutela, ci mette davanti il diritto criminale e penale nei suoi due momenti, i crimini e le pene e il castigo. È il crimine che interessa, che colpisce Renzo, che è il problema rispetto al quale il diritto penale dà le sue risposte, buone o cattive. Il problema di tutela è a monte e noi non possiamo dimenticarlo, men che meno nel nostro secolo, iniziato l'11 settembre 2001. Problemi enormi ai quali il populismo di oggi dà delle risposte che presenta con forza e con successo propagandistico. È un problema grossissimo che è difficile affrontare di fronte alla pressione dei bisogni reali o supposti che vengono portati in quella direzione. Il populismo parla, la nostra cultura ha più difficoltà ad uscire da un ambito distretto dove ci ritroviamo d'accordo, ma dobbiamo trovare il modo di portare il discorso al di fuori, di riuscire a spiegare a coloro che hanno interesse ad una giustizia giusta, a spiegare perché il populismo del più penale, del penale spazza, non è una risposta ai bisogni, è un messaggio ingannevole, è qualcosa che va combattuto proprio nell'interesse di quelle esigenze, di quei bisogni di tutela che vengono portati a sostegno della spinta verso il più penale. Dobbiamo fare nostro anche il problema delle vittime, proprio per demolire la enfatizzazione del problema delle vittime, la traduzione del dolore delle vittime in criterio di giustizia, fondamento di condanna e di pene draconiane. Dobbiamo recuperare, tenendo conto di questo scenario, come il diritto criminale penale e il processo penale sono strumenti delicati che debbono funzionare con il rigoroso rispetto delle garanzie per produrre qualcosa, una giustizia penale, che è l'ultima risposta ai problemi di tutela, quando la tutela è sostanzialmente mancata perché i crimini sono stati commessi. Il diritto penale è farmacon, in senso greco, medicina e veleno. Medicina o veleno secondo le dosi e il contesto in cui viene amministrato. Questo scenario complesso, delicato da gestire, è quello di cui dobbiamo farci carico come cultura giuridica in un ambito più ampio e più complesso e per certi aspetti più difficile, per altri no, rispetto alla prospettiva dell'avvocato. Abbiamo strumenti di cultura e di esperienza che possiamo far valere, dobbiamo mostrare e spiegare che l'alternativa di fondo oggi non è limitata alle aule di giustizia, ma riguarda le regole della convivenza civile. L'alternativa fra un ordinamento liberale, la strada aperta da Beccaria non solo per il penale, e dall'altra parte la strada del diritto penale di lotta, del risentimento o del nemico. Società aperta verso società chiusa. La partita che giochiamo qui è grossa. Chiudo queste considerazioni ricordando una frase di Francesco Palazzo a chiusura del suo dialogo con Francesco Viganò in un libro recentemente pubblicato. Il rischio che sembra corrersi è quello di una preoccupante trasformazione della fisionomia della nostra stessa forma di Stato in una paternalistica e populistica democrazia penal giudiziaria con contestuale abdicazione di ogni altra forma di controllo sociale nonché di responsabilità. E di questo credo che in definitiva dobbiamo preoccuparci. Abbiamo i mezzi per farlo e continueremo. Grazie, grazie al professor Pulitanò che tra le molte cose che ci ha detto molto opportunamente ci ricorda che non possiamo lasciare
il campo in mano a chi fa pubblicità ingannevole, quindi dobbiamo ovviamente preoccuparci di temi a cui il populismo, rispetto ai quali il populismo fornisce risposte sbagliate e ingannevoli, ma temi che non possono essere evidentemente bypassati o trascurati da chi si occupa delle nostre materie. Chiederei al professor Insolera di venire a fare il suo intervento. Pregando anche lui, che non c'era quando ho fatto l'antipatico, l'almanacco di Maccari, non la trasmissione televisiva di Belpietro, l'antipatico. 10 minuti. Lo sapevo e quindi mi atterrò. Non farò riferimento a uno specifico principio, ma a come, leggendo questo manifesto, mi è venuto in mente di immaginare una sorta di cronaca di avvenimenti occorsi nel tempo a un viaggiatore. E il viaggiatore è un signore che in persona e si fa carico del diritto penale, inteso nei termini che noi vorremmo come diritto penale liberale. E le connotazioni del diritto penale liberale sono quelle proposte oggi dall'Unione Camere Penali. E badate, penso all'aggettivo liberale spogliandomi da una uggiosa acribia accademica, da fobie semantiche alimentate da confuse sovrapposizioni storico-politiche ed economiche. Per fortuna sono convinto in questo senso che nel sentire, almeno di chi pratica il nostro mestiere, il sintagma abbia adeguata capacità connotativa e soprattutto forza politica. Siamo quindi lontani dalla mera utopia declamatoria. Chi lo crede, e qualcuno lo crede, non coglie l'antitesi che compone fin dall'inizio l'espressione stessa diritto penale. E in fondo, chi crede questo mostra affezione per il momento della pena, che è una triste necessità, immorale, per richiamare ancora il nostro amico Massimo Nobili, che tuttavia proprio nel diritto liberale trova limiti e garanzie. Limiti al politico, al potere. E allora va a finire che allo scettico, all'antiutopista, non basta più occuparsi dei limiti in nome della libertà e dell'autonomia dei singoli di fronte al potere dello Stato. Si vuol fare architetto della polis e dei suoi buoni valori al cui servizio potranno porsi anche le pene. Breve. Per l'antiutopista limiti e garanzie non sarebbero predicabili in assoluto, tutt'al più potranno intervenire forse a fronte di impropri sconfinamenti dei poteri, ma perderebbero di significato concreto, utopie appunto, nel ristabilito giusto ordine sociale dei valori etici. Ebbene, sono posizioni rispettabilissime, badate, però non colgono l'impegno politico pubblico del mestiere delle leggi. Sono posizioni rispettabilissime ma private. E trascurano il rivoluzionario e metastorico significato culturale dei principi del diritto penale liberale, di cui rievocati poco fa da Mimmo Politano. Ma torno alla cronaca del viaggio. Cosa intendo con diritto penale?
Più pertinente forse potrebbe essere un discorso sistema penale, che è ripreso poi dalle due, dai due riferimenti del titolo del manifesto. Ebbene, io immagino un oggetto sfaccettato e da osservare in sequenze diverse. Muove da disposizioni normative, regole, precetti che pongono divieti e obblighi la cui trasgressione condiziona l'inflizione di pene, che sono sofferenze programmate e lucidamente dosate. Ancora regole processuali che governano la ricostruzione dei fatti e l'accertamento di responsabilità. Ancora regole sui modi e i limiti dell'espiazione delle pene. Attorno a questo nucleo definitorio operano però altri fattori. A valle dei testi sta infatti il potere di chi applica le regole. Il sistema giudiziario. Questa sequenza pone questioni non più circoscrivibili al tema eterno e, a parer mio, irrisolvibile, in modo definitivo, dei limiti dell'interpretazione del testo, nel quale recintare il passaggio dalla regola al giudizio, dalla disposizione normativa alla norma reale. Lasciamola ai filosofi questo problema. Il potere giudiziario rappresenta il volto del potere, in termini generali. E, con un po' di ironia, direi che spesso questo è rifiutato con eccessiva umiltà da molti suoi appartenenti, come noi. Va decifrato nella sua concreta microfisica, a sua volta basato su fonti e regole variamente graduate e su ideologie. Se poi passiamo un passo indietro, retrocediamo alle fonti. La virtuosa supremazia della Costituzione impone la riserva di legge per decidere cosa e quanto punire, come si deve decidere di farlo e con quali limiti. Un privilegio del solo Parlamento, e questo stringe in modo inestricabile il nodo tra sistema penale e sistema politico. Ancora la Costituzione prevede di ricevere fonti sovranazionali e si è posta la questione dei limiti in penale del loro recepimento. Non si può dimenticare poi, scusate se è noioso questa ricostruzione, ma in poche parole, come prima di tutte le sequenze richiamate, che danno volto al sistema penale, stia il rapporto tra volontà legiferante e società. Un altro nodo che è all'origine di tutto, è la genesi, quello della legittimazione dell'autorità che decide cosa e come punire, ancora regole, procedure, la loro epifania nell'aggettivo che accompagna il sostantivo democrazia, che è un sostantivo scialbo e ingannevole, badate, se non è accompagnato da liberale, vuol dire tutto e il contrario di tutto. E questo ci avvicina al nostro manifesto. Come tutti i racconti di viaggio, si va di tappa in tappa. Anche il racconto del viaggio del diritto penale nel tempo comincia dalla descrizione e dalla storia dei luoghi che si lasciano. E in politica il problema delle libertà si confronta, e la ben messo in evidenza il professor Politano, con il paradosso delle coercizioni inevitabili che da un lato costringono, dall'altro garantiscono. La libertà cresce a mano che la coercizione diminuisce e viceversa. E questa è una possibile formula per sintetizzare il senso del garantismo nel rapporto tra politica e diritto penale. Ebbene, di tappa in tappa, un equilibrio che c'era già stati dei bradisismi precedenti, ma cominciò a vacillare in una fase inaugurata dal 1992 da Mani Pulite. E sono sintetico, ma credo di farmi comprendere. Che vede, con la delegittimazione per via giudiziaria e mediatica dell'intera classe politica e dei partiti costituenti, il progressivo resistibile
affievolirsi dello statuto del garantismo penale. Per la prima volta nella storia il sistema politico di una moderna democrazia dell'Occidente, quindi nella storia moderna, fu azzerato da un'inchiesta giudiziaria. Di seguito uno scenario che non ha più una decisiva soluzione di continuità. Come visto, il tratto saliente fu costituito piuttosto dall'affermazione di una supremazia del potere giudiziario e insieme dei nuovi attori sulla scena penale, media, movimenti, associazioni delle vittime, eccetera. Una tappa ulteriore, attenzione particolare, merita poi il percorso che ci porta alle elezioni politiche del 2013, con l'ingresso in Parlamento di quelle forze populiste che prenderanno il potere il 4 marzo del 2018. Un avvenimento che si colloca in una parabola del sistema penale e ne esaspera le caratteristiche illiberali. E così mi è venuto in mente un gran libro, il gran libro di Edward Gibbon. Il suo racconto si conclude con la caduta di un mondo e del suo ordine. Sappiamo però che quegli avvenimenti non costituirono la fine della storia, ma l'affermarsi di altri mondi e altri ordini. Così al pessimismo che il momento presente induce non può non indurre quanto al sistema penale e alle nostre libertà, la libertà di tutti, non deve corrispondere una resa. Il penalista, per come io l'ho sempre inteso, ha un'unica e precisa deontologia: la difesa dell'individuo e dei suoi diritti inviolabili, si tratti anche dell'incarnazione del diavolo. Di fronte alla più potente macchina punitiva inventata dalla modernità, e qui mi devo spiegare, può sembrare un'affermazione iperbolica, è un'iperbole solo se si trascura l'enorme influenza assunta a seguito della rivoluzione informatica. Sì, ho finito. Solo due aspetti. Strumentazioni investigative che hanno travolto qualsiasi sfera di riservatezza di chi dovrebbe essere presunto non colpevole. Altro aspetto, i nuovi media con la loro capacità di costruire il colpevole fino dalle prime battute delle indagini. Sono storie note. Ma torniamo alla deontologia del penalista che non può non riconoscersi nei principi di un diritto penale liberale. E concludo su questi ultimi 5 anni e concludo senza progettualità politiche costruttive, con la sola convinzione che la dimensione politica del diritto penale non può mai travestirsi da braccio tecnico indifferente alla fisionomia della qualità delle istituzioni della Repubblica. Se si mantengono i piedi fermi nella difesa dei principi di un diritto sistema penale liberale, sarà però la constatazione del tradimento a dirci della qualità della nostra democrazia. Un impegno a cui oggi più che mai non si può rinunciare per la evidente incompatibilità delle attuali manifestazioni di populismo penale con l'eto stesso del nostro Stato costituzionale di diritto. Vi ringrazio. Grazie al professor Insolera, e sta per concludersi la fatica dell'antipatico perché ci sono soltanto 2 interventi ancora prima delle conclusioni del nostro Presidente. E chiamo il professor Spanger a intervenire. Premetto che non ho una relazione e
Premetto anche che per me questo è un discorso particolarmente difficile. Devo dire che ho sentito gli interventi a 360 gradi sulle tematiche. Ho apprezzato molto, non spetterebbe mai dirlo, l'intervento di Gaetano Pecorella, che troverà riscontro nella prossima riforma annunciata del processo penale. E soprattutto l'intervento di Carlo Enrico Pagliero. Ci sono momenti nei quali uno deve essere presente, momenti nei quali uno deve testimoniare ciò che pensa, ciò che dice, e questo è uno di questi momenti. Perché il manifesto sicuramente si può integrare, il manifesto ha delle lacune, però non è questo il problema, perché il problema è testimoniare. Una delle lacune per me è l'igiene processuale, ma non ha importanza. È importante testimoniare, ma altresì dire che non è oggi il momento nel quale dovremmo dire queste cose. Queste cose dovevamo dirle da tempo. Dovevamo dirle da tempo perché le leggi che abbiamo di fronte a noi non nascono oggi. Sono una degenerazione di quelli che io chiamo i fenomeni criminali di fronte ai quali si è sempre cercato di dare una risposta di sistema penale, processuale e penitenziario, modificando le regole però rispettando entro certi limiti i principi di legalità, portandole fino alla tensione massima con i principi di natura costituzionale. Perché dico questo? Perché sarebbe ingiusto accusare solo l'attuale classe politica e non vedere da dove nasce questa legislazione che abbiamo davanti. L'abbreviato che è stato recentemente approvato nasce nella scorsa legislatura. La disciplina della prescrizione è nella centro 3. La disciplina del whistleblower è del 2012. E dovremmo anche riflettere che l'ultimo atto del Parlamento europeo è stata una direttiva sul whistleblower. Dovremmo riflettere sul dibattimento a distanza, sulla disciplina della legittima difesa di oggi, ma che è la legittima difesa della scorsa legislatura, che non è riuscita ad andare a porto. E dovremmo quindi dire che la classe politica, non da oggi, non ha fatto nulla per affermare questi principi. La nostra Carta Costituzionale ha ancora la carcerazione preventiva. La nostra Carta Costituzionale ha ancora il concetto di autorità giudiziaria. Sono andato l'altro giorno per l'audizione, insieme con altri, alla Commissione Affari Costituzionali, non do giudizi, ma la Commissione Affari Costituzionali non è stata in grado finora di affrontare il problema dell'organizzazione giudiziaria nel momento in cui il concetto di autorità giudiziaria veniva meno nel codice di procedura penale. Quando è stata fatta la modifica dell'articolo 211 non si è pensato di cambiare anche la parte di organizzazione giudiziaria. Non so se oggi è il momento più opportuno per realizzare quella modifica della struttura di ordinamento giudiziario che sarebbe particolarmente importante. Voi capite cosa vuol dire modifica della struttura dell'ordinamento giudiziario, senza che scendo in dettagli. Quali sono oggi i problemi che sostanzialmente abbiamo davanti? Indubbiamente ci sono lesioni di diritti fondamentali, lesione della legalità, una pena concepita in funzione retributiva, ma questo è il momento appunto per questo in cui bisogna testimoniare il rispetto dei principi. Non sono note le criticità, l'evanescenza delle fattispecie, la mancanza di proporzionalità della pena, le modalità di formazione delle leggi. Questo è sicuro. Però è anche un momento nel quale, proprio per queste situazioni, proprio perché siamo arrivati a un momento di rottura, a mio parere, di quello che poteva essere un assetto di natura costituzionale, che l'avvocatura assuma il suo ruolo in modo deciso. E soprattutto che non continuiamo a parlarci fra di noi, perché queste cose vanno portate fuori. Io seguo abbastanza le notizie giornalistiche, quando sono a casa guardo la televisione. Non so quanta diffusione ci sia nell'opinione pubblica di quanto oggi noi diciamo. Però oggi il ruolo dell'avvocatura di fronte alla manifesta rottura dei principi costituzionali ha un ruolo particolarmente importante. Forse la mancanza di collateralismo che mi pare di percepire fra la magistratura e la classe politica,
Non si può dire che ci sia esattamente lo stesso collateralismo che c'è stato nel passato, potrebbe indurre a qualche ipotesi di ottimismo. Attenzione, sono due cose diverse. Io guardo alle corti, guardo la Corte di Cassazione e guardo soprattutto la Corte Costituzionale. Le ultime sentenze scritte da un penalista di questo Ateneo, il professor Viganò, a mio parere sono sentenze particolarmente significative, che affermano dei principi che sono, a mio parere, fondamentali. Il principio che elimina le presunzioni, il principio di proporzionalità, il principio di legalità, il principio di tassatività. Penso in materia di prevenzione, la sentenza di prevenzione 24, 25 e 26, penso alle sentenze sul penitenziario. Questo non tocca, attenzione, le dinamiche dentro il processo, che restano per gli avvocati sostanzialmente condizionate dall'atteggiamento, dal potere del pubblico ministero e del giudice e la complessiva riduzione dei poteri della difesa. Però devo dire, il documento, a mio sommesso avviso, ha un limite, perché se si tratta di un manifesto è eccessivamente, a mio parere, contestualizzato. I manifesti hanno anche una capacità propositiva. E mi spiego, guardare in prospettiva, non guardare soltanto ciò che è stato, e qui il discorso diventa più delicato. Perché diventa più delicato? Cercherò di spiegarmi, è il concetto del liberale che mi... Io sono stato e sono liberale, Gustavo Pansini lo sa, Pecorella lo sa, però l'ideologia liberale ha dei limiti che a me pare dovrebbero anche in materia penale essere in qualche modo superati. E mi spiego. Voi siete avvocati e guardate il processo e nel processo trovate uomini e trovate soprattutto imputati e trovate vittime. Questo discorso delle vittime non è un discorso secondario, è emerso nel ragionamento di Politano ed è emerso nel ragionamento di Pagliero. Il processo penale sta assumendo una dimensione leggermente diversa, molto più articolata, sia il diritto penale sia il processo penale. E questo non è una vicenda di natura secondaria che possa essere trascurato. Voi guardate il processo, voi vedete un microcosmo della nostra società che non è esattamente particolarmente esaltante nel momento in cui si analizzano i fenomeni criminali e avete di fronte una possibile vittima del processo che è l'imputato e una possibile vittima del processo che è la persona offesa. Ecco, io vorrei che noi riflettessimo su come debba essere il processo penale alla luce dei principi costituzionali. Sicuramente c'è una parte della Costituzione, e questa per me è la parte più difficile da dire o da far capire, che tutela i diritti individuali, i diritti civili e politici, articoli 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27. Ma la Costituzione nostra ha più anime. La Costituzione nostra ha tre anime, l'anima cattolica, quella che si è tradotta in una parte della Costituzione, e in una parte, chiamiamola, sociale. Ebbene, io vorrei che il processo penale, oltre a tutelare in termini liberali i diritti di garanzia del singolo, avesse all'interno anche i principi di solidarietà e di socialità. E l'evoluzione che subisce, per esempio, faccio un esempio, il diritto di proprietà con riferimento alla prevenzione. Cioè non esiste solo il diritto liberale individuale del soggetto, esistono diritti più ampi, il processo penale deve tenere in considerazione esigenze di natura diversa e pluralista che stanno nella Costituzione. L'articolo 2, il principio di solidarietà, e i diritti economici dell'altra parte della Costituzione. A mio parere solo in questa maniera noi riusciremo a fare un processo ed emettere delle sentenze che siano effettivamente messe nel nome del popolo italiano. Grazie. Grazie, l'ultimo intervento programmato è quello del professor Luigi Stortoni, prima delle conclusioni. Grazie, prego professor Stortoni. Forse è spento? Ecco, dicevo intervenire per ultimo, manifesto
lo condivido appieno. Le cose che si potevano dire, che alcune delle quali, pochissimi, ripromettevo di dire, sono già state dette molto meglio di me, quindi forse ha ragione Spanger. Il ruolo è solo quello, peraltro importante, come dire, della testimonianza, del dire siamo d'accordo, siamo pronti a impegnarci. E sicuramente questa è una cosa importante, però sentendo i vari interventi qualche riflessione mi è venuta da fare, diverse da quelle che mi ero appuntato e già dette. E la prima è una riflessione sulla, in certo senso, di meraviglia. Beh, insomma, siamo qui, avvocati, professori universitari, avvocati e professori universitari non avvocati, tutti sostanzialmente d'accordo, in una unanimità che non è costante e non è stata costante. Anzi, io ricordo, e quelli abbastanza vecchi quanto me si ricordano, come sostenere posizioni garantiste è stato per molti anni non soltanto difficile, ma soprattutto non godeva di buona stampa. Anzi, il garantista era lo sterile garantista. Io ricordo che a volte intervenivo dicendo io sono un garantista, ma dicevo alla platea dove c'erano colleghi e professori, magari anche avvocati e magari molti magistrati, non vi preoccupate perché i garantisti sono sterili, quindi non si riproducono, quindi tranquillizzatevi. Eravamo un po' guardati, diciamolo pure, non dico come appestati, ma certamente come persone di cui un po' temere qualche cosa o comunque diffidare. Lo diceva Gaetano Insolera qualche momento fa, negli anni dal Tangentopoli in poi l'atmosfera era quella per cui difendere i diritti nel processo, difendere certi caratteri del diritto penale, beh, ti esponeva immediatamente a dire una grossa opinione pubblica, non soltanto l'opinione pubblica non giuridica, ma in parte anche quella giuridica, ma allora sei d'accordo con, ma allora non c'era questa consumazione della mediazione giuridica. Oggi invece tutti d'accordo. E questo per certi versi dovrebbe rallegrarci, mi dovrebbe rallegrare, essendo stato da quelli che veniva additato appunto. In realtà credo che invece debba profondamente preoccupare perché vuol dire che la realtà è arrivata ad un livello veramente d'allarme. Teniamoci, lo dicevo anche in una recente occasione congressuale tra professori, non è che oggi sia sorto il problema. L'involuzione della situazione della politica penale, del diritto penale, della giurisprudenza penale, del quadro penale è vecchia, la vogliamo far risalire dai tempi di Tangentopoli, forse già prima. La cultura delle giudice di lotta anziché del giudice terzo che giudica non è nata adesso, ed è troppo facile dire che tutto è nato adesso, adesso siamo tutti d'accordo, anche quelli che prima non erano assolutamente d'accordo. È anche vero però, e può sembrare in contraddizione con questa prima affermazione, che adesso c'è una intensificazione quantitativa che diventa qualitativa. Perché adesso tutte le foglie di fico sono cadute per certi versi, la politica e la politica governativa, la politica penale che viene portata avanti è senza pudori, dice la verità, un utilizzo brutale del diritto penale, eccetera, eccetera. E allora se questa è la situazione, bene fa l'Unione delle Camere Penali, bene ha fatto chi ha steso questo manifesto, molto bello nei contenuti delle varie proposizioni, molto bello anche nella parte introduttiva, dove sono affermazioni, analisi che io considero veramente molto, molto, molto giuste, molto anche sottili. Bene fa, bene quindi appoggiare questo manifesto è anche il fatto che torni ai principi fondamentali. Torni a quelli che possono sembrare principi, come dire, scontati o banali,
quasi con un certo integralismo garantista, se vogliamo. Cioè, per esempio, dire una volta per tutti che nel diritto penale l'equilibrio tra difesa sociale, cioè tutela dei beni, e diritto di libertà del cittadino è un equilibrio fondamentale che deve essere mantenuto, perché se questo equilibrio si rompe, come sta accadendo, in favore della difesa sociale, della tutela dei beni, che poi non è vero, in nome della tutela dei beni si schiacciano totalmente le garanzie, il diritto penale non c'è più. È detto in fondo tra le maglie del manifesto ed è stato detto, il diritto penale non deve, non solo deve essere garantista e garanzia, ma non può che essere garanzia, perché se non è garanzia non è più diritto penale, non ha più giuridicità, non esiste più. Se il bilanciamento che dicevo prima si rompe in favore unicamente della, in nome della tutela, il diritto penale diventa violenza pura di Stato. Non esiste più mediazione giuridica, non esiste più, non esistiamo più come difensori, tra l'altro, ma questo potrebbe essere sotto certi profili marginali. E quindi va sfatata, per esempio, a Varotto quella falsa notizia, quella idola fuori, perché appartiamo all'idola fuori, e cioè che bisogna ampliare il... a danno delle garanzie la tutela perché c'è necessità di maggiore tutela. Perché in questo modo noi sappiamo benissimo che peraltro il problema della tutela non si risolve, perché scaricare sul diritto penale il compito di tutela solo sul diritto penale non è un modo di tutelare. Quindi è una falsa notizia che si tutela di più limitando le garanzie. Perché sappiamo benissimo, è ora di ridirlo, anche questa è una cosa vecchia ma va ridetta, che la tutela dei beni si realizza solo con gli interventi strutturali e a livello normativo con gli interventi extrapenali. Poi alla fine solo a livello di estrema ratio, solo a livello marginale con il diritto penale. È una storia vecchia ma valida sempre. Quindi la falsa notizia della maggiore necessità di tutela è falsa non solo perché schiaccia le garanzie e annulla il diritto penale, ma perché non è vero che tutela. E allora, se questa è la situazione che io rozzamente ho ripreso, ma che è stata da altri molto meglio descritta, qual è oggi il problema? I problemi sono tanti, quelli di battersi perché questa cultura esca, non so, dai giuristi, ma anche all'interno del mondo dei giuristi, cioè all'interno della giustizia penale. Il nostro rapporto con la magistratura è un punto molto delicato. Il nostro rapporto alla magistratura deve essere un rapporto di colloquio e un rapporto che possa portare anche a convergenze. Però, come dire, io credo che vi sia una pregiudizialità perché il discorso funzioni. E cioè la pregiudizialità è che si sia d'accordo sui limiti minimi che sono poi più importanti. E cioè sul fatto che il diritto penale, lo dico in modo sintetico, è e deve e non può che essere liberale, cioè non può che rispettare quei principi, che non sto a ribadire, minimi, che sono irrinunciabili. Se non c'è concordo su questo, è inutile, è falsante, è inopportuno, è controproducente. Ecco il discorso che va fatto molto chiaro. Certo, qui si apre un discorso di rapporti di potere, perché sotto ci sono rapporti di potere, ci sono problemi istituzionali di rapporto tra i poteri, eccetera. Ma io credo che questo sia, come dire, l'elemento pregiudiziale perché un discorso sia veramente un discorso costruttivo, anche nei rapporti con la magistratura. E quindi nessuna preclusione, una battaglia culturale, una battaglia sui principi, ma prima un accordo sui minimi principi che sono quelli per cui un diritto penale non deve essere liberale, ma non può che essere liberale, a patto di non essere, a pena di non essere più un diritto. Con l'intervento del professor Soltoni si chiude la fase degli interventi e prima di dare la parola per le conclusioni dei nostri lavori al Presidente Avvocato Gian Domenico Cagliazza, mi permetto di porgere
come responsabile del Centro Studi Aldo Marongio, il mio ringraziamento personale a tutti coloro che hanno partecipato, agli studiosi che sono voluti intervenire, sono stati presenti, hanno seguito i nostri lavori, anche questo mi piace sottolinearlo, nella giornata diversa dal loro intervento, chi ha potuto lo ha fatto e ovviamente siamo grati a tutti loro. Un'ultima cosa voglio dire, è piccolo e pesa poco, il suo valore, mi pare di poterlo dire oggi dopo queste due giornate di lavoro, è enorme. Agli avvocati, portatelo nelle vostre borse, ai professori, se volete, portatelo nelle aule universitarie. Io non posso avere la pretesa ed anzi la presunzione di trarre conclusioni che siano all'altezza del confronto, della riflessione, della discussione che c'è stata in questi due giorni, anche perché sono sinceramente emozionato, perché abbiamo visto realizzarsi un'idea che ci era parsa anche un po' un azzardo e che nasceva dalla constatazione che l'erosione inarrestabile dei principi del garantismo penale, che data da molti decenni, fosse giunta, diciamo, all'apice di una parabola che per certi versi dobbiamo considerare drammatica, non credo di esagerare nella adozione di questo termine, perché noi stiamo assistendo ad un precipitare di tutto ciò, ad un precipitare di quelli che sono stati e sono i principi fondativi di una idea costituzionale del diritto penale e del processo, che oggi, come non ci stancheremo di ripetere, ed è questa la differenza, il tratto saliente di questo ultimo segno della parabola, viene diversamente che nel passato rivendicato come obiettivo politico. Sono sorpreso dal richiamo che ci ha fatto Giorgio Spanger sul fatto che queste cose avremmo dovuto dirle da prima. Io non so, Giorgio, a chi ti stessi riferendo. L'Unione delle Camere Penali queste cose le dice da quando esiste. Non so se era una riflessione che riguarda... Ieri non c'eri, ma il professor Fiore ha fatto una riflessione anche autocritica, diciamo, sul ruolo dell'Accademia. L'idea del manifesto ci viene ora per questa ragione. E diciamo nella premessa del manifesto che siamo al punto più alto di una parabola che data, non dico a Gaetano in Solera, non sono d'accordo che dati da Tangentopoli, ma ben da prima. Io ero ancora neolaureando, forse lavoravo agli emendamenti, mi ricordo, in Parlamento, contro i decreti Cossiga. Forse sono cose che dimentichiamo. Siamo alla fine degli anni 70, primissimi anni 80. Emergenza, diciamo, terrorismo e sovversione, norme che prevedevano il fermo di polizia fino a 72 ore, 74 adesso, il sequestro di interi quartieri, di edifici, di perquisizioni per quartieri, per stabili.
e lo ricordiamo, quindi diciamo innanzitutto a noi stessi, perché questa è la vera debolezza della nostra cultura democratica. L'idea che di fronte alle emergenze sociali, vere o presunte, spesso drammaticamente vere, il sistema costituzionale delle regole, dei principi che regolano il diritto penale e il processo penale non siano sufficienti a garantire la sicurezza sociale, la risposta dello Stato democratico. Quindi è una storia che insegue le eccezioni, che insegue le emergenze e che non sa che esprimersi con la risposta della eccezionalità, della deroga al principio. Perché è una cultura che non crede nel principio. E se io devo derogare al principio, ogni volta che io temo che il fenomeno del quale mi trovo di fronte, che è il terrorismo, che è la sovversione, che è la mafia, che è la corruzione, che è la violenza di genere, che è quello che volete, che sono i furti in appartamento, io debba sistematicamente ricorrere alla deroga del principio, alla eccezione, sì d'accordo, ma l'eccezione ci impone, io denuncio di non credere al principio. Perciò noi abbiamo ben chiaro, Giorgio, che il percorso è questo, e lo scriviamo nella premessa del manifesto. Ma oggi tutto questo diventa progettualità politica dichiarata e non cogliere la cesura che c'è in questo, perfino con una parabola di erosione così negativa del garantismo penale che abbiamo descritto, non cogliere che questa è la cesura, beh, questa è una, secondo noi naturalmente, sarebbe una disattenzione grave che noi non intendiamo, nella quale non intendiamo, diciamo, cadere. E allora abbiamo detto, ricordiamoli questi principi, raccogliamoli in un testo, rivendichiamo la importanza, la bellezza della riflessione, della scrittura, il valore formidabile delle parole. Cerchiamo di spiegare quelle idee che ieri è stato detto bene da Vittorio Manes, sono controintuitive. È vero che i principi nei quali noi ci riconosciamo del diritto penale liberale e del giusto processo sono principi controintuitivi rispetto all'allarme che crea il fatto criminale di cronaca quotidiana, il principio di presunzione di non colpevolezza dello stupratore presunto arrestato in quel momento. E che nella rappresentazione dell'opinione pubblica è il carnefice di una vittima, è un principio inspendibile in termini di immediatezza politica. Lo sappiamo, lo ripetiamo sempre, e non è un motivo per deflettere dalla difesa di quei principi. Ma dobbiamo capire che cosa possiamo fare perché questa difficoltà di spendita di questi principi sia minore e non sia riservata solo alla drammatica esperienza individuale di chi poi vive il processo penale.
Perché questo è il nostro punto di osservazione davvero privilegiato di avvocati penalisti. Non c'è un'altra funzione sociale e professionale che può vantare il nostro punto di vista e di osservazione. Noi viviamo quotidianamente il significato sulla vita delle persone, sulla dignità delle persone, sulla integrità familiare delle persone, sulla integrità del patrimonio delle persone, cosa significhi l'ipotesi di una imputazione. E quando vediamo quotidianamente questa esperienza, sappiamo che quei principi controintuitivi, porca miseria se non sono intuiti da chi li vive, sono chiarissimi, in un dettaglio sorprendente di quale sia il valore della presunzione della non colpevolezza, della ragionevolezza della reazione punitiva, della necessità che la reazione punitiva sia comunque vicina al fatto, della assurdità di una punizione per un fatto che possa intervenire 15 anni dopo il fatto che io ho commesso, la pretesa di procedere nei confronti di qualcuno 20 anni dopo l'ipotetico fatto commesso. Noi mettiamo a disposizione della comunità, dei giuristi italiani e della società politica questa esperienza unica, culturale, professionale, politica nel senso più nobile del termine, che ha l'avvocatura penale. Noi conosciamo questi fatti sulla pelle delle persone, che siano responsabili o non responsabili. Noi abbiamo la certezza di quello che diciamo. È una certezza sperimentale. E diciamo che un paese che sovverte il principio di non colpevolezza è un paese che si condanna all'infamia. Lo diciamo non per una concezione ideologica astratta, ma per una esperienza quotidiana e concreta che mettiamo a disposizione della comunità civile. Questo è il senso del manifesto. Non è certamente l'idea di voler scimmiottare la scrittura di principi che spetta a chi sa scrivere i principi. E noi abbiamo approfittato e vogliamo continuare a farlo a piene mani di quella professionalità che noi non abbiamo, o abbiamo solo in parte, ma non abbiamo, che ha l'Accademia, che ha l'Università. Perché scrivere anche solo una virgola, anche solo un aggettivo di questo o quel principio è un precipitato di studi, di conoscenza, di riflessioni a volte secolari. Ecco il risultato, questo libricino qui. Io ieri ho sentito delle cose, perché dicevo l'emozione? Perché se sento il professor Zanon, che è un giudice costituzionale, venire qui e dire che questo manifesto è, cito testualmente, la somma del volto costituzionale del diritto penale, beh, io penso che abbiamo fatto un discreto lavoro, o no? E questo vale per quello che dice, che hanno detto in tanti, ieri è stata, come questa mattina naturalmente, una giornata esaltante. Sentire il professor Seminara dire che è un manifesto della penalistica civile. Questa mattina
Vincenzo Maiello, il suo bellissimo intervento. È un testo che ricompone le basi di un lessico civile per un ritorno alla identità costituzionale. Professor Amodio, è una diga in difesa dei valori liberali del diritto penale contro il nuovo vocabolario penalistico. Il nuovo vocabolario penalistico, ci ha ricordato, dalla razionalità di Beccaria alla emotività del populismo penale. Vittorio Manes, non un documento meramente declaratorio, ma un documento che può diventare l'orizzonte del legislatore. E nella sua splendida relazione introduttiva, Nicola Mazzacuva ha fatto un passo in più e ha voluto vedere la ambizione sovranazionale del manifesto, ricordando giustamente la dimensione transnazionale. Non ci chiudiamo nel nostro orizzonte nazionale. La dimensione transnazionale del fenomeno del populismo penale, hai ricordato il Brasile, hai ricordato per me sorprendentemente la Germania, hai tradotto quel termine in ubriacatura punitiva, se ho appuntato bene. Germania. Questo è già un grande risultato politico. È un grande risultato politico perché abbiamo in questi due giorni, che sono, fatemelo dire, per me, nella mia sensibilità, un fatto storico, certamente nella storia della nostra associazione, ma io credo una pagina importante di vita civile del nostro Paese. Abbiamo definito la saldatura, ormai strettissima, tra l'avvocatura penalistica dell'Unione delle Camere Penali, cioè l'avvocatura consapevole, come vogliamo dire sempre con orgoglio, e la dottrina, l'università. E non potevamo farlo in un luogo più simbolico, in una università che è alle radici della nostra civiltà giuridica. Occorre che questa esperienza che abbiamo avuto e la consacrazione, si può naturalmente scrivere meglio, è stato detto, ci sono state fatte alcuni suggerimenti. Avrei gradito perfino che fossero più esplicite le critiche, perché non è che dobbiamo chiuderlo adesso in un, che adesso è un sacro testo approvato dalla... Quindi se ci arriveranno, e noi speriamo che sia così, approfondimenti critici, osservazioni, anche sul testo, sulla parola, come ci sono arrivate? Abbiamo discusso di virgole. Quando si affermano principi come quello del 3, il punto 3, liberale il modello di diritto penale che legittima l'intervento punitivo solo quando è strettamente necessario e proporzionato alle esigenze di tutela, oltre che rispettoso della persona che la subisce. C'è una riflessione profonda, questo è il lievito di discussione. Il lievito non si mangia a mozzichi. Fatemi dire questa espressione romana, che ha un sapore, perlomeno il lievito diventa straordinario quando fa crescere le torte, dolci o rustiche che siano. Noi dobbiamo diffondere questo lievito e ci aspettiamo che questo accada innanzitutto nelle università ora, tra gli studenti, durante le vostre lezioni, nell'assegnazione delle tesi di laurea.
Noi ci faremo carico del compito di diffondere questi principi nella politica, nelle istituzioni, nelle società civili. Noi chiederemo alla politica, alla cultura, di schierarsi su questi principi. Schierarsi significa schierarsi, cioè dire sì, no, sì a condizione che, ma a questo punto no, perché? Perché noi ci troviamo in un momento storico nel quale c'è la rinuncia al pensiero, c'è l'idea che la cultura sia un intralcio, che sia una perdita di tempo, come perdita di tempo la celebrazione di un processo. Ma non viene detto, ma non è stato detto in modo esplicito. Ma insomma, quando noi dobbiamo pesare le parole, perché dobbiamo rispettare le cose che vengono dette, ma rispettare significa pesare le parole. Quando un magistrato come Pier Camillo Davigo ci dice no, ma io non è per fare sempre la polemica, non mi interessa, non mi permetto nemmeno di fare polemiche, io voglio ragionare. Se si fanno ragionamenti così articolati sulla non necessità di rinnovare la prova, cioè di acquisire la prova in dibattimento, perché le prove acquisite nel corso delle indagini preliminari hanno la forza e l'autorevolezza dell'essere stati acquisiti dal pubblico ufficiale, perché questo è quello che viene detto ed argomentato. Questo è un argomento che merita analisi e rispetto. Dobbiamo capire con che cosa ci stiamo misurando. E si dice, quindi, che senso ha sentire che poi si devono riportare, a essere autorizzati a leggere l'ufficiale di polizia giudiziaria? Perché dobbiamo sentire il curatore? Poi a questo aggiungi che l'impugnazione è un fardello insuperabile, è una cosa che non ha senso negli altri paesi di qui, negli altri paesi di là. Ci troviamo di fronte alla rappresentazione di un modello processuale che elide il processo nella sua funzione, riduce il processo ad un disbrigo di pratiche che deve essere il più rapido possibile tra una presunzione di colpevolezza. Stiamo attenti a non ridurre il principio di presunzione di non colpevolezza in una giaculatoria buonista. La presunzione di non colpevolezza, ma non è che lo devo spiegare a voi adesso, la presunzione di non colpevolezza non è un atto di empatia con l'indagato o con l'imputato, o una scommessa sulla sua innocenza, ma è una regola processuale. E noi con questi principi difendiamo il valore fondativo della nostra civiltà, di quella regola processuale. E chi discute con proposte quali quelle che ora ho ricordato, tecnicamente la inversione di questa regola, deve assumersi la responsabilità così grave e importante di proporre la sovversione di questi principi. Sono principi sovversivi dell'assetto costituzionale del nostro processo. Perciò abbiamo necessità di spiegarli, di diffonderli, di far capire che cosa significa, di opporci ad una idea della norma penale utilizzata come un maglio contro un nemico. È stato ricordato in tutti i modi e con l'autorevolezza degli interventori come il diritto penale sia la Magna Carta del reo.
è il luogo dove si regola e si limita il potere straordinario e più spaventoso dello Stato, che è quello di disporre della libertà personale di ciascun individuo. Sono principi banali? Sono cose che sono ovvie? Non direi. E non basta, appunto, e non è, c'è un'intenzione declamatoria, ma come diceva Gaetano Pecorella, sono tutti uno per uno temi di iniziativa politica, che lo sono sempre stati, Giorgio, per noi, che continueranno ad esserlo e che noi abbiamo in questo modo cercato di comunicare e cercheremo di comunicare ai nostri interlocutori, che sono quelli che sono. C'è una maggioranza politica, democraticamente eletta, con la quale bisogna misurarsi. E ci si misura con la forza delle idee e degli argomenti. Noi abbiamo avuto l'esperienza di questo tavolo, di questa convocazione, non so come chiamarla, questa interlocuzione con il Ministro di Giustizia sugli interventi in tema di durata del processo. Abbiamo detto al Ministro, lei vuole intervenire sul serio, sulla durata del processo, o è un'occasione, come è nel documento di ANM del novembre del 2018, per manomettere i principi fondativi del processo penale della riforma dell'88-89, perché sub specie di proposte, diciamo, riorganizzative, con l'obiettivo di guadagnare, di restringere i tempi del processo, che è un obiettivo condiviso, comune, che noi facciamo nostro, si introducono principi che sovvertono la riforma dell'89, il recupero con le letture delle prove, abolizione del divieto di reformatio in peius e quant'altro. Io non so che cosa uscirà. Leggo ancora oggi che sta per la famosa legge delega alla quale noi, insomma, abbiamo dato il nostro contributo, starebbe per, vedremo. Gli approdi del tavolo sono stati tali per i quali sono rimaste fuori, penso di poter dire, vero Eriberto, pressoché tutte le proposte del documento, no, pressoché tutte le proposte del documento del novembre del 2018 dell'Associazione Nazionale Magistrati, sono stati tenuti fuori dei 32 punti famosi, tutti quelli che mettevano in discussione il tema delle impugnazioni. Vorrei ricordare che c'era la declaratoria di inammissibilità dell'appello del giudice che ha emesso la sentenza che si dovrebbe appellare. Roba da, non so, che fa sospettare dell'assunzione di sostanze psicotrope nel chi fa questi ragionamenti. Sono tutti temi che sono rimasti fuori, ipertrofia dell'immediato. Perché ci si siede ai tavoli portando la forza delle proprie idee? Io penso che non sedersi ai tavoli nasconde un sostanziale pessimismo rispetto alla forza delle proprie idee. Mi inviti? Mi siedo. Ti dico quello che penso, perché so di avere argomenti fortissimi per convincere perfino te che stai per fare delle cose. Non so se questo accadrà, ma noi abbiamo un verbale ufficiale degli approdi di quel tavolo, che se verranno trasfusi in questo intervento di legge delega, vedrete che avranno prodotto una specie di miracolo, perché ho voluto fare questa parentesi. Non lo so se accadrà, ripeto, ma siamo pronti col verbale alla mano, insomma, perché è la forza delle idee. Poi dopo sono le proposte concrete, gli interventi di volta in volta, poi possiamo dire delle cose giuste o sbagliate, ma è la forza delle idee. Ho visto tra l'altro che oggi
Siamo agli onori delle cronache e alle attenzioni, non solo per un bellissimo articolo del Sole 24 Ore che dedica a questo evento veramente un'attenzione importante, ma anche perché nel frattempo vi è stato l'incontro dell'Associazione Nazionale Magistrati con il Presidente della Repubblica, dove il tema, pare che sia l'unico tema evidentemente, perché le cronache sono unanimi, è quello di dire l'allarme della separazione delle carriere. Parlavano di nuovo di noi, adesso non vorrei, non fateci montare la testa però, perché sennò, ma si parlava della nostra proposta. E di nuovo si ripropone non un'idea diversa ed opposta, che è benvenuta e sacrosanta. Io ho sentito nei dibattiti che abbiamo, confronti continui, nei quali siamo sempre più frequentemente invitati dalla magistratura. Io partecipo nei prossimi 15 giorni a due incontri, anzi a tre, sul tema della separazione, su invito di magistrati e di componenti della magistratura, che evidentemente considerano il tema meritevole di essere discusso in modo civile. In modo civile. Che cosa intendo per civile? Che non si cambia la verità di una proposta se si vuole discutere di una proposta. Se si discute di una proposta, si dice la tua proposta non mi piace per questo motivo e quest'altro. Non si attribuisce alla proposta una cosa che la proposta non contiene. Non è possibile che si continui a dire che la nostra proposta vuole la sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo, per la semplice ragione che la riscrittura delle norme costituzionali sul punto recitano: l'ordinamento giudiziario è costituito dai magistrati dell'accusa e dai magistrati e dai giudici, adesso non ricordo della definizione esatta, e dai giudici, e costituisce un potere indipendente da ogni altro. È chiaro? Leggo che nell'incontro col Presidente della Repubblica si denuncia l'intenzione dei proponenti della legge di sottoporre il pubblico ministero. Perciò noi abbiamo lanciato la nostra campagna sotto il titolo "Un pubblico ministero indipendente dalla politica, un giudice indipendente dal pubblico ministero". In modo che sia ben chiaro quale sia il nostro punto di vista, legittimo confutarlo, ascoltiamo con attenzione, alcuni argomenti sono interessanti, altri sono sorprendenti. Questo che oggi è stato rappresentato è che il doppio CSM renderebbe il pubblico ministero, cito testualmente, meno incline a raccogliere le prove favorevoli all'indagato. Ora io non so, nella vostra esperienza, che è quella di carriere non separate, questa inclinazione non so come l'avete o come l'abbiate misurata, diciamo così. Però è singolare che si usi un argomento del genere. Ma come? Noi facciamo un doppio CSM, il pubblico ministero improvvisamente dovrebbe essere infedele alle risultate della indagine. Cioè, che significa incline o non incline? Il pubblico ministero non è che deve essere incline. Il pubblico ministero deve essere fedele alle risultanze dell'attività investigativa. Naturalmente ipotizza una rilevanza penale del fatto o meno, se non è scollegata dalla evidenza dei fatti e dalla razionalità. E anche qui c'è una sfiducia, dico evidentemente, negli stessi pubblici ministeri. Ci sentiamo dire, da persone che voi sapete quanto apprezziamo, stimiamo e quanto ci è amica, come Gianni Canzio, che ci dice, attenzione, perché voi create un ordine, quello dei pubblici ministeri, che diventa
che diventa una cosa incondizionata, diventa che sono magistrati della Repubblica, prestano il giuramento alla Costituzione, com'è che improvvisamente mi dovrei preoccupare che si diventano delle belve inferocite e incontrollabili? Peraltro in un sistema accusatorio a noi interessa né poco né punto, diciamo così. Questa famosa cultura della giurisdizione, noi la vogliamo del giudice, la cultura della giurisdizione, non del pubblico ministero. Pubblico ministero in un sistema accusatorio, diciamo, non può nuocere, perfino se si dovesse, diciamo, trasformare in una belva, cosa che noi non ci permettiamo di pensare in quella ipotesi di riforma. Temiamo che questo possa accadere quando il controllo del giudice, il controllo giurisdizionale del giudice sull'attività del pubblico ministero non sia garantito da una sufficiente equidistanza e da una sufficiente terzietà. Ma in generale, e concludo su questo, poiché ci viene detto che questa proposta, lo leggiamo nell'incontro con il Capo dello Stato, mina alle fondamenta, diciamo così, equilibri costituzionali delicatissimi. È stato detto questo di questa proposta. La nostra risposta intanto sarà mandare questo manifesto all'Associazione Nazionale Magistrati per avere un confronto sugli equilibri di costituzionalità. E sono sicuro che avremo un confronto proficuo. Peraltro, insomma, da chi proposta per proposta porta avanti ipotesi come quelle dell'eliminazione del divieto di reformatio in peius o della impugnazione del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione dal giudice che ha emesso la sentenza, lezioni di diritto costituzionale, non ne prendiamo onestamente, francamente. Bene, mi piace allora dire che abbiamo vissuto due giornate straordinarie, che segnano l'inizio di un percorso, l'inizio di un percorso. Ci attendiamo da voi, docenti illustrissimi, che siete, ci avete onorato della vostra presenza, del vostro consenso, suggerimenti, osservazioni, correzioni, arricchimenti del nostro manifesto. Perché poi noi con questo manifesto vogliamo andare nelle scuole. Noi incontriamo con il nostro osservatorio MIUR migliaia di studenti ogni anno, forse decine di migliaia di studenti dei licei ogni anno, e andremo con questo manifesto ad incontrarli. Aspettiamo da voi, ve l'ho detto prima, lo ripeto, tesi di laurea, incontri, confronti. Ci auguriamo che diventi lievito della riflessione e della discussione innanzitutto nelle vostre università. Abbiamo discusso a lungo, infine, sulla locuzione liberale, perché ci si diceva, ma perché manifesto del diritto penale liberale, non costituzionale? Mi pare che il dibattito di questi due giorni lo abbia chiarito talmente bene che io non debba ripeterlo, ma mi è piaciuto talmente tanto, tanto, la citazione che Lorenzo Zilletti, al quale va un ringraziamento particolare perché è stato il coordinatore di questo lavoro non facile, dobbiamo tanto a lui e al fatto che si siano raccolti, siete voi stessi illustri professori che me lo state dicendo e spiegando, che tanti docenti universitari di tutte le università italiane si siano raccolte intorno ad un unico evento in questo modo, forse è un fatto che non ha precedenti e questo ci fa comprendere che abbiamo fatto qualcosa davvero di importante di cui forse nemmeno abbiamo la coscienza precisa e la consapevolezza. Ma dicevo, lo hai letto all'inizio, ma io voglio concludere perché è talmente bello. Le riflessioni di Carrara negli opuscoli di diritto criminale. La libertà è il diritto e chi coltiva la scienza del diritto bisogna che riconosca
la sovranità di questo sopra tutte le sovranità della terra. Laonde è necessità che i giuristi siano liberali quando non sono ignoranti o vilmente alleati al potere. Grazie a tutti.